seguire questi moduli, quindi sia la modalità gratuita sia la modalità dei CFP, e poi di collegarvi chiedendovi di interagire, cioè di far domande, non createvi preoccupazione o paura, perché domande stupide non esistono, la domanda di uno può essere la domanda di tutti e quindi massima interazione. Se vi sembra che quello che stiamo facendo è carino, utile e interessante, vi chiediamo di farci pubblicità a entrambe le associazioni, sia GEAM che GFOS. E soprattutto, come dico sempre, di cercare di mettervi una mano sulla coscienza e, se possibile, l'altra sul portafoglio, cioè di contribuire o con delle donazioni specifiche o iscrivendovi alle associazioni. Se questi eventi esistono, sono grazie al frutto di persone che contribuiscono economicamente, oltre che con il proprio tempo, per far sì che ci siano modalità e momenti di incontro. Gli eventi avranno durata di 2 o 4 ore, ovviamente per chi richiede il riconoscimento dei crediti formativi professionali i costi varieranno in funzione della lunghezza dei workshop stessi, e quindi ci saranno workshop che avranno costi leggermente superiori o inferiori a seconda se saranno di 2 o 4 ore. Per la modalità di interazione, come vi ho già detto, ci sarà Federico che oggi ci racconterà come preferisce e come ritiene sia più utile interagire e avere uno scambio sia di opinioni sia anche di richieste. Come fare a iscrivervi e a donarci qualche cosa? Avete in questa slide la possibilità di reperire le informazioni di base per iscrizioni e donazioni. Visitate sostanzialmente i siti delle due associazioni, l'associazione GFOS.it e l'associazione GEAM. GFOS.it ha, come vi dicevo, come obiettivi la promozione e la divulgazione del software free ed open source. GEAM lavora in un spettro più ampio, per cui vi suggerisco e vi invito anche a visitare il sito dell'associazione GEAM, perché il suo portfolio culturale non è solo esclusivamente quello legato a questi eventi. Ad esempio, ci sono già degli eventi in programma relativi a aspetti ingegneristici, sia di costruzione sia ambientali, che potete trovare direttamente sul sito internet. È un'associazione che è provider nazionale presso l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine dei Geologi, per cui è riconosciuta come associazione che può erogare questi crediti formativi professionali. Per tutte le altre informazioni, dubbi o domande, visitate i siti delle due associazioni. Se avete bisogno di domande, avete dei dubbi, delle curiosità o volete contattarci, potete trovare gli indirizzi mail in questa slide, potete trovare tutte le informazioni necessarie sui siti delle due associazioni che ritrovate nuovamente in questa slide, e non esitate anche a contattarci personalmente, per cui troverete nelle pagine tutti i nostri riferimenti. Mi fa quindi enormemente piacere lasciare adesso la parola a Federico, che ringrazio già sin d'ora per tutte le modalità di collaborazione che ci offre e per il tempo che oggi ci dedicherà. E giuro che mi taccio perché gli ho rubato già fin troppo tempo, e auguro a tutti un buon webinar, ovviamente a vostra disposizione per qualunque cosa. Grazie mille. Grazie Paolo per questa presentazione. Cercheremo di essere abbastanza rapidi nei contenuti oggi, perché siamo tantissimi, il tempo è poco e gli argomenti, la materia di studio è abbastanza infinita, quindi cercheremo oggi di fare una piccola sintesi introduttiva di che cosa sono i GIS, come funziona QGIS, e andremo a vedere quali sono gli argomenti un po' più spinosi dell'utilizzo di questi sistemi, come i sistemi di riferimento o scegliere la giusta tipologia di dati per le nostre analisi. E cercheremo appunto di fare questa chiacchierata introduttiva al software QGIS. A tal proposito, io ho diviso la presentazione in macro argomenti, alla fine dei quali mi fermo un attimo e proveremo a rispondere alle domande che vi pregherei di fare via chat. Poi sia Paolo che Stefano Campus le
me le passeranno e proveremo appunto a, a rispondere a, a tutti, ovviamente con se abbiamo effettivamente il tempo, se no eventualmente vi darò i miei riferimenti per proseguire anche la chiacchierata via email. Allora, dovreste vedere tutti il mio schermo. Chi sono? Sono Federico Gianoli, qui mi vedete in una foto di qualche anno fa, ben più magro purtroppo. Sono laureato in geografia all'Università di Padova e mi sono poi specializzato in GIS, facendo la specialistica in pianificazione territoriale all'Università di Siviglia in Spagna. Da subito mi sono occupato di GIS e di WebGIS come consulente, come libero professionista consulente di alcuni studi di ingegneria italiani. Ho lavorato parecchio col Medio Oriente, soprattutto Iraq, Giordania, e ho iniziato poi a collaborare con l'Università di Padova, nello specifico con il Master in GIS Science, dove tengo alcuni corsi introduttivi al GIS e al WebGIS, e da quasi, in realtà da 2 anni, forse 3 addirittura, sono consulente anche presso la Commissione Europea al Joint Research Center, che è il più grande centro di ricerca di tutta l'Unione, che è in Lombardia, sulle sponde del Lago Maggiore. Sono membro della comunità di QGIS Italia e ovviamente socio di GFOS, attraverso cui oggi facciamo questo seminario. Ovviamente GFOS è un'associazione che si basa sul volontariato. Se avete voglia di fare la differenza e se questo ciclo di incontri vi stuzzica, ripeto l'appello che ha fatto anche Paolo prima, una donazione basta, che sia anche più che simbolica, ma sicuramente ci fa piacere per proseguire le nostre attività di divulgazione e informazione. Perché questo corso? Perché ci siamo resi conto che QGIS è sempre più utilizzato. Ci sono, come vedremo, migliaia di utenti e quindi ci pareva giusto e corretto dare una introduzione a questo software. Durante i cicli di incontri ci saranno altri workshop legati ad aspetti più specifici di QGIS, come quello del 27 novembre che vi segnalo, che è proprio sulle regole cartografiche, quindi come non mentire o come mentire anche con le mappe. Poi avremo qualche accenno, ma vi consiglio poi di proseguire anche con i prossimi incontri. Oggi che cosa vedremo? Cercheremo di capire che cosa sono i GIS, qual è la differenza dei modelli di dati, principalmente dati vettoriali e raster, lavorare con i sistemi di riferimento, perché mi sono reso conto che la maggior parte degli errori che vedo fare dai miei corsisti al master, ma comunque in generale anche nei vari forum di supporto della comunità di QGIS, la maggior parte degli errori sono legati al fatto che non si presta abbastanza attenzione all'utilizzo del corretto sistema di riferimento. Stiamo parlando di dati spaziali, però la Terra può essere rappresentata, come vedremo, in molti modi. Faremo un brevissimo cenno sulle licenze anche dei dati. Ci saranno, a tal proposito, 2 workshop verso aprile-maggio, mi pare, sempre in questo ciclo, che sono dedicati alle licenze dati e software, e vi assicuro che anche se uno è una cosa un po' noiosa per qualcuno, in realtà è assolutamente fondamentale riuscire a utilizzare correttamente i dati e a ridistribuirli, soprattutto quando facciamo delle analisi per dei clienti, quindi cediamo poi il nostro dato a qualcun altro, è importante capire che licenza assegnargli. Dopo questa parte teorica noiosa, passatemi termine,
andremo poi a vedere l'interfaccia di QGIS, il sistema di plugin, come si lavora con i dati e andremo poi a vedere alcune funzioni di geoprocessing base e come poi esportare le nostre cartografie. Vi ricordo sempre quello che diceva Confucio: se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco. È logico che sarà difficile in questo workshop che io faccio una cosa e voi abbiate anche poi il tempo di farla, però in realtà è l'unico modo per imparare a utilizzare gli strumenti è usarli. Sbagliare, riprovare, eventualmente chiedere supporto. Ci sono vari canali di comunicazione specifici, per esempio per QGIS, come la pagina GIS Italia, il gruppo Telegram di QGIS Italia, ma non sono solo queste gli strumenti a disposizione. C'è un universo mondo di forum dove potete chiedere. E quindi, bando alle ciance, presentiamo QGIS. QGIS è un progetto open source, quindi è un progetto il cui codice è libero, accessibile a tutti. Tutti quanti possono contribuire. C'è una comunità di utenti a livello mondiale che sviluppa il software, e ovviamente per contribuire alla comunità non è necessario saper per forza scrivere codice, ci sono moltissimi altri modi di supportarla, con la traduzione, di cui Stefano Campus è il referente per la traduzione del software in Italia, alla documentazione, all'aiuto in mailing list. C'è una mailing list specifica del progetto italiana, ma non solo. Quindi le persone possono fare domande e ovviamente chi sa risponde. Se non avete tempo, voglia di mettervi in gioco in questo senso, potete anche fare donazioni al progetto QGIS supportandolo. Sul sito qgis.it, dove si scarica il software, ci sono poi tutte le indicazioni per poter supportare lo sviluppo del software. Ricordatevi che open source è libertà, non software gratis. Questa qui è una grandissima frase che mi ha detto Stefano Campus, ma che probabilmente avrà sentito anche lui in giro, l'avrà riformulata. Cosa vuol dire? Che non dobbiamo aspettarci che lo sviluppo di QGIS sia sempre gratuito, anzi richiede tempo, fatica e a volte anche risorse economiche. Dopo appunto approfondiremo questa parte. Links utili, ci sono, vi ho lasciato nella presentazione questi collegamenti. C'è il sito di qgis.org che ha anche tutta la parte di documentazione del software. C'è un sito che a me piace molto, che è qgistutorials.com. Sono alcuni esercizi guidati che ti guidano passo passo dallo zero fino a quasi 100 nel fare esercizi guidati. Fatto molto bene, ve lo consiglio. Oltre al portale di Open Data Sicilia curato da Salvatore Fiandaca, che è allo stato dell'arte in questo momento, è la guida più completa al calcolatore di campi di QGIS che ci sia in circolazione. E dopodiché vi ho lasciato anche un link a una piccola introduzione di SQL, quindi di linguaggio per interrogare i database, fatta da Enrico Fereguti, che è un altro membro di GFOS, anche lui membro di QGIS Italia, ed è uno dei principali sviluppatori di plugin che abbiamo nel nostro territorio. Bene, detto questo, iniziamo col video. Che cosa sono i GIS? GIS è un acronimo che sta per Sistema Informativo Geografico. Sono degli strumenti, quindi GIS sono
degli strumenti veri, veri e propri che ci permettono di raccogliere, organizzare, analizzare e rappresentare dati spaziali. Quindi con un software GIS possiamo fare praticamente tutto quello che vogliamo su un dato spaziale. Adesso cerchiamo anche di capire che cosa vuol dire dato spaziale. Per capire meglio questo concetto dobbiamo partire però da una mappa e da una storia. Non so se qualcuno, probabilmente molti di voi già conosceranno questo aneddoto e altri invece riconosceranno questa mappa, è il quartiere di Soho a Londra, dove un po' tutto ha avuto inizio. Quando? A metà dell'Ottocento, quando c'è stata un'epidemia di colera che ha colpito il quartiere proprio di Soho a Londra. Al tempo si pensava che il colera si trasmettesse per via aerea, cattiva aria. Però un epidemiologo, siamo sempre in tempi di pandemie, un epidemiologo del tempo, John Snow, che non è il personaggio del Trono di Spade, ma è appunto questo epidemiologo londinese, ha fatto una cosa geniale. Innanzitutto lui non era d'accordo con i suoi colleghi che dicevano che questo virus del colera si trasmettesse per via aerea, ma era convinto invece che si trasmettesse attraverso l'acqua. E che cosa fece? Prese la mappa di Soho e andò a mappare casa per casa il numero dei morti. Qui vedete, nella mia presentazione, vedete qui la mappa di Soho, vedete che ci sono delle lineette nere. Ecco, ogni linea corrisponde a un morto in quel punto. Poi che cosa fece? Prese il numero di... la posizione delle fonti idriche e le ha aggiunte nella mappa e quindi vedete che c'è pump, ci sono dei puntini con le fonti. E che cosa ha fatto? Ha fatto una... ha visualizzato la densità, diciamo, facendo carta e penna, dei morti in funzione della vicinanza delle stazioni di pompaggio dell'acqua e ha visto che la maggior parte dei morti era in prossimità di una specifica fonte. La leggenda vuole che appena lui avesse capito questa, avesse messo in relazione la fonte d'acqua all'epidemia, lui si è corso in strada e abbia rotto la pompa rendendola inutilizzabile, la fontana rendendola inutilizzabile e che immediatamente l'epidemia di colera è svanita. Ovviamente questa è la leggenda, però effettivamente Jon Snow era riuscito ad individuare la causa dell'epidemia di colera e effettivamente dopo aver reso inutilizzabile questa fontana, l'epidemia pian piano è svanita. E qui nella slide vedete che una rappresentazione del tempo che rappresenta appunto Jon Snow mentre rompe la fontana e una fotografia di oggi della fontana con una targa che ricorda appunto questo evento. Vi invito, se avete 5 minuti di tempo, quando si potrà, a prendere l'aereo, andare a Londra e, se passeggerete per Soho, a cercare appunto questa fontana dove è stata, che è stata il motivo della prima analisi spaziale conosciuta della nostra storia. Dopodiché ci sono numerose anche pubblicazioni a riguardo, per esempio un aneddoto che mi piace sempre raccontare è che tra tutti questi morti che ci sono stati per l'epidemia di colera non si capiva come mai ci fosse stato un altro focolaio in un'altra casa a Londra qualche chilometro da Soho. Si è poi ricostruito che la proprietaria di questa casa era nata e cresciuta a Soho e tutte le mattine mandava il suo inserviente fino a Soho a prendere l'acqua della fontana che lei aveva sempre bevuto da quando era ragazza, cosa che poi le è costata la vita. Però ci sono numerosi storie e aneddoti che potete trovare anche su internet. Detto questo, i moderni GIS
usano tecniche del tutto simili a quella di Jon Snow, cioè mettono, sono degli strumenti che ci permettono di mettere in relazione dati in funzione della loro posizione spaziale. E adesso cerchiamo di capire che la cosa che rende così potente questo strumento non è l'algoritmo in sé del buffer di QGIS rispetto a un altro, ma è proprio il dato che noi gli mettiamo. Ricordatevi che con i GIS riusciamo a fare una cosa fondamentale, riusciamo a trasformare il dato in informazione, e informazione vuol dire potere per quanto mi riguarda, significa aver capito quali sono le logiche che sottendono certe dinamiche. C'è questo bellissimo schema di Simona Liprandi, abbiamo una serie di dati che presi singolarmente ci dicono poco o niente, ma che tutti assieme ci danno un'informazione, e poi noi quell'informazione la possiamo utilizzare, la possiamo declinare come meglio crediamo. I GIS lavorano per stratificazione di layer, quindi abbiamo dei layer tematici, dei livelli tematici, che possono essere vettoriali o raster, che contengono dei dati, e il GIS è capace di metterli in, appunto, in relazione in funzione della loro posizione spaziale. E qui parliamo subito di scelta di modello di dato, ovvero abbiamo queste due tipologie, macro tipologie di dati, che sono i dati vettoriali e i dati raster. Tutti e due sono dati che possono essere immessi all'interno dei nostri software GIS, sono dati che possono essere analizzati, rappresentati, interrogati, però appunto hanno alcune caratteristiche diverse. Iniziamo dal modello vettoriale, che forse è quello più semplice da capire. Stiamo parlando di geometrie primitive con cui possiamo rappresentare qualsiasi elemento della superficie del mondo: punti, linee e poligoni. Un punto è rappresentato da una coppia di coordinate, una linea è ha una coppia di coordinate iniziale, le coordinate dei vari vertici di questa linea e le coordinate del vertice finale, mentre i poligoni sono delle linee la cui coppia di coordinate iniziale e finale coincidono. Faccio subito una premessa. Magari qualcuno di voi viene dal mondo CAD. In GIS esistono punti, linee e poligoni. I poligoni sono sempre polilinee chiuse. Non esiste il concetto che il CAD ha di polilinea aperta che si può campire. Quindi questa è già una prima cosa che vi dico, perché spesso quando si passano dati a un'altra persona che dal CAD li deve importare al GIS, se vuole Fede, non ti sentiamo più. Mi sentite ora? Ora sì. Oh, scusate. Dove vi siete persi, scusate? Solo due secondi. Ah, ok, perfetto. Quindi stavo dicendo che per chi viene dal mondo CAD non esistono le polilinee aperte in GIS, sono sempre polilinee chiuse. Quindi, dati vettoriali, punti, linee e poligoni. Il dato vettoriale, ma in generale dato spaziale, è composto da una componente geografica, quindi il punto, la linea o il poligono, una componente descrittiva, una tabella di attributi di solito associata a queste geometrie, che ne specifica, adesso vedremo poi nello specifico che cosa vuol dire, che ne specifica gli attributi,
e la componente topologica, ovvero la posizione spaziale di queste geometrie. Con punti, linee e poligoni noi possiamo rappresentare e disegnare qualsiasi elemento della superficie terrestre. Quindi possiamo rappresentare, come abbiamo visto, come possiamo vedere in questa immagine, un nucleo urbano, un borgo con un poligono che racchiude tutte le abitazioni, possiamo rappresentare la strada con una linea, gli alberi con dei punti in cui ogni punto è un albero specifico. Oppure possiamo rappresentare il bosco come poligono, la strada la possiamo rappresentare anche questa come poligono, se vogliamo disegnare la sua larghezza, per esempio, o le case possono essere invece disegnate con un punto per ogni edificio. In funzione del tipo di analisi di rappresentazione che dovremo fare, dovremo scegliere appunto come anche disegnare e rappresentare questi elementi. Come vi dicevo, ad ogni elemento geometrico del nostro dato vettoriale corrisponde un record nella sua tabella degli attributi che va a specificarlo. In questo caso vediamo i confini dell'Europa, vediamo selezionata la Croazia e vedete che nella tabella degli attributi, che poi vedremo come si fa ad accedere alla tabella degli attributi del layer, si è evidenziato, si è sottolineato il record corrispondente alla Croazia. In questo caso noi possiamo avere n campi, i campi sono le colonne, che vanno a specificare gli attributi della Croazia, il nome dello Stato, il suo codice ISO, la popolazione, la valuta, i numeri di casi di Covid di un tal periodo e così via. Possiamo appunto sbizzarrirci nell'aggiungere informazioni al nostro poligono. Noi non stiamo in nessun modo andando a duplicare il nostro dato, ma stiamo andando a specificarlo ulteriormente. E utilizzando il GIS possiamo fare che cosa? Possiamo andare ad interrogare la geometria per vedere tutti questi dati, possiamo rappresentare le nostre geometrie in funzione dei campi della tabella di attributi, quindi adesso noi vediamo che tutti i nostri stati sono colorati in blu, però in realtà potremmo colorare ogni stato in funzione del nome dello stato, della moneta, del numero di popolazione e così via. E ovviamente possiamo anche mettere in relazione queste informazioni e quindi possiamo andare a fare delle analisi su questi dati. Questo è il modello vettoriale. Ci sono vari formati di dati vettoriali. Il più diffuso e comune è lo shapefile, il punto SHP, che in realtà è un modello di dati abbastanza vecchio, ma è ancora tra i più utilizzati. Ricordatevi sempre che il file SHP, lo shapefile, è composto in realtà da vari sottofile. Abbiamo il punto SHP, il punto PRJ, il punto SHX e il punto DBF. Diciamo che questi sono i file base che compongono nel suo insieme lo shapefile. Il punto SHP è il file che contiene la parte geometrica, il punto DBF, database file, è quello che contiene la tabella degli attributi delle geometrie, il punto PRJ invece è quello che mi dà le informazioni sulla proiezione sul sistema di riferimento di questo dato, mentre l'SHX è un file di indicizzazione. Se io devo passare un file vettoriale a un mio collega, che è in formato shapefile, non devo mandargli solo il punto SHP, ma devo mandargli tutto il pacchetto di file che compone shapefile. In questo modo lui sarà in grado di aprirlo e di leggerlo correttamente. Ci sono altri formati che si stanno affermando per i dati vettoriali, tra cui anche il formato GeoPackage, di cui magari vediamo più nel dettaglio dopo qualcosa.
è di fatto un mini database dove all'interno in un unico file possiamo avere tanti livelli di informazione. Ah, una cosa che non ho detto, molto importante, nel caso dello shapefile e dei dati vettoriali abbiamo dati che sono o di punti o di linee o di poligoni. In uno stesso shapefile non posso avere geometrie primitive diverse. Quindi avrò sempre o un file di punti, o un file di poligoni, o un file di linee. E poi all'interno del nostro progetto GIS possono essere combinati assieme, possono essere messi in relazione senza problemi, ma il file in origine o è di punti, o è di linee, o di poligoni. Il modello raster invece funziona in modo diverso. Il modello raster rappresenta il mondo come una griglia di pixel, di celle. In realtà il modello raster lo utilizziamo tutti i giorni. Quando scattiamo, usiamo il nostro smartphone e scattiamo una fotografia a qualcosa, noi con quella fotografia non è altro che in formato raster, JPEG, TIFF, quello che è, in cui abbiamo i nostri pixel della fotografia in cui ogni pixel ha un'informazione specifica, ovvero il colore, nel caso della fotografia, dell'elemento che abbiamo appena fotografato. In questo modo appunto abbiamo ogni pixel che ha un'informazione del colore. Andiamo a vedere meglio. I raster poi sono formati da bande, sì, ma ci arriviamo subito. Appunto abbiamo nel nostro caso di dati spaziali, in questa slide vediamo, scusate ma c'è qualcuno che mi ha disattivato l'audio e me l'ha riattivato, non so cosa sia successo, mi sono un attimo perso, scusate. Allora, stiamo dicendo, il modello raster è una matrice di pixel e noi possiamo rappresentare una serie di informazioni con questa matrice di pixel. Ogni cella contiene un'informazione che io posso rappresentare e analizzare. In questa slide vediamo sulla sinistra un modello, una rappresentazione di un dato vettoriale, in cui abbiamo dei confini, e sulla destra abbiamo la stessa identica rappresentazione fatta con un modello raster, quindi abbiamo delle celle di valori. In questo caso il verde potrebbe essere bosco, allora se vado a interrogare la mia cella verde del raster, avrò il valore corrispondente al bosco, che sarà un valore numerico, 1 per il bosco, 2 per il lago e 3 per un campo agricolo. In questo caso abbiamo un po' un'associazione tra i colori e gli elementi di uso del suolo. Quindi mentre sulla sinistra abbiamo questa rappresentazione vettoriale che mi disegna bene, mi definisce le aree, sulla destra invece abbiamo il raster che mi traduce la stessa informazione andando a crearmi queste classi di valore. Ovviamente più piccole sono queste celle, questi pixel, più è precisa la mia rappresentazione. Tanto per farvi capire, noi possiamo avere raster chilometrici in cui ogni pixel è di un chilometro per lato, fino a raster centimetrici. L'esempio che va molto di moda adesso sono le fotografie scattate dal drone. Se noi creiamo un ortofoto da drone, riusciamo ad arrivare anche a precisioni di un centimetro a pixel, quindi abbiamo pixel di un centimetro per lato, che ovviamente rispetto al chilometro magari di pixel di dati globali è un bel improvement. Però adesso bisogna stare anche un po' attenti, perché ovviamente
andando ad aumentare la risoluzione spaziale dei nostri raster, aumenta anche il volume. Quindi ci ritroviamo a lavorare con dati che al chilometro che pesano pochi mega, a dati i cui pixel sono centimetrici o subcentimetrici, che per aree di un ettaro rischiano di pesare parecchi giga. E vedo che ci sono delle persone che stanno chiedendo di intervenire, vi chiederei un attimo di pazienza che chiudo l'argomento e dopodiché passiamo con le domande. Le domande fatele in chat per cortesia e Stefano e Paolo poi me le passeranno alla fine dell'argomento. Quindi qui abbiamo i nostri modelli, modello raster. E ovviamente nel nostro dato raster possiamo andare a immagazzinare tutta una serie di informazioni. Se è una fotografia avremo il codice del colore che vogliamo visualizzare, ma possiamo avere anche raster di temperatura, in cui per ogni pixel c'è il valore medio della temperatura per quel punto. Possiamo avere raster che ci danno l'altimetria, quindi invece della temperatura avremo i dati altimetrici, o anche raster discreti, in cui avremo una classificazione, come nell'esempio che vi facevo prima, di uso del suolo. Il verde, che sarà codice 1, per esempio, sarà sempre bosco, e il codice 2, che è il blu, sarà sempre l'acqua. Scelta di modello vettoriale raster, insomma, in funzione del tipo di analisi che dobbiamo fare, dobbiamo andare a scegliere e a definire bene con che dati vogliamo lavorare. Ovviamente possiamo lavorare sia con dati vettoriali e raster allo stesso tempo, ma è bene sin dall'inizio avere una panoramica chiara del tipo di modelli di dati che possiamo utilizzare. E qui è un esempio appunto di raster discreto, che è la carta geologica della Sardegna, dove ogni colore rappresenta appunto una particolare classe di suolo, mentre il raster continuo, come in questo senso, con questo esempio, abbiamo un esempio di altimetria dove ogni pixel ha il valore di quota, ovviamente il valore di quota tendenzialmente medio dell'area che rappresenta il pixel. Quindi se avrò pixel a un chilometro, sarà il valore medio del chilometro. Se invece avrò un pixel al centimetro, sarà un dato medio di quel centimetro. E già qui capiamo anche a volte quale può essere il limite dell'utilizzo di un modello di dati raster, ovvero che soprattutto se usiamo dati telerilevati, quindi da satellite, abbiamo, se prendiamo ad esempio i Sentinel, una media di 10 metri a pixel. Quindi il valore che mi viene riportato da questi dati è il valore medio di quei 10 metri. Che cosa vuol dire? Che se in un pixel ricadono in quei 10 metri sia il torrente che il campo, se la maggior parte del pixel è occupata dal torrente, tutto il pixel sarà poi riportato come torrente. Come si risolve questo problema? Andando a cercare dati con una risoluzione maggiore. Però attenzione, perché, come vi dicevo, all'aumentare della risoluzione aumenta anche il volume, quindi ci ritroviamo ad utilizzare poi dei dati che pesano parecchi giga, e dobbiamo anche avere poi un'infrastruttura hardware capace di gestire questi dati. E qui vi lascio con un'immagine carina, perché questi qui sono moltissimi dei formati di dati che utilizziamo
quotidianamente dallo shapefile, dal JPEG al TIFF, eccetera, e chi soprattutto si approccia a questi dati per la prima volta si sente un po' perso e sopraffatto. E, bene, passerei alle domande prima di andare avanti col prossimo argomento, che parla appunto di sistemi di riferimento. Dunque, Fede, intervengo solo un attimo per farti una domanda che è arrivata in chat, poi io ho visto che c'è un collega, Giuseppe Piras, che ha alzato la manina virtuale. La domanda, sì, che è nella chat, che viene da Marco, chiede: lo spazio di lavoro è sempre uno spazio dimensionale o si può anche lavorare su uno spazio tridimensionale? E conseguentemente, gli elementi vettoriali possono essere anche volumi, oltre a punti, linee e poligoni? Grazie per la domanda. Allora, stiamo passando in questi anni appunto da un vecchio utilizzo del GIS come sistema bidimensionale a un sistema tridimensionale, questo grazie anche all'integrazione di nuove librerie che ci permettono di leggere questi dati tridimensionali. Lo stesso QGIS della versione 3 in poi permette anche di creare cartografie tridimensionali. Ci sono dei formati di lavoro specifici e la cosa interessante, poi io me ne sono occupato in maniera molto parziale, è che si sta anche andando verso un'integrazione di dati GIS con dati provenienti dal mondo BIM, quindi Building Infrastructure Modeling, quindi tutta modellazione di architetture che lì nascono proprio nella tridimensionalità e sì. E spero, è proprio un cenno di risposta, ma sì, si può lavorare anche con dati tridimensionali, quindi si sta affacciando relativamente da poco tempo a questo concetto, ma sta facendo passi da gigante a tal proposito. Ok, grazie Fede. C'era poi Giuseppe che aveva alzato la mano, ma credo fosse un errore. Quindi non vedo altre domande che sono arrivate in chat o privatamente a me. A me ne è arrivata una in privato che dice: vorrei sapere se esiste un sito, un link per importare direttamente un file vettoriale già sovrapposto ad un file raster. Non penso di aver colto la domanda fino in fondo, ma in QGIS, utilizzando questo software, possiamo aprire dati spaziali, quindi sia raster che vettoriali, che hanno l'informazione della loro spazialità, quindi in automatico vedremo che si posizionano, si sovrappongono correttamente se il sistema di riferimento è definito in maniera corretta. E ogni tanto intermezzo la presentazione anche con qualche esempio di cartografia prodotta con QGIS. In questo caso c'è un bellissimo canale su flickr.com che raccoglie le migliori mappe fatte con questo software. In questo caso vediamo un'integrazione di una mappa di OpenStreetMap elaborata con QGIS e Blender GIS, appunto per dare anche questa tridimensionalità. La cosa importante e molto interessante da sapere di QGIS è che, essendo open source, tutti i modelli di dati che utilizza vengono anche esportati in formati aperti e leggibili anche da altri software. Quindi noi un'elaborazione cartografica che abbiamo fatto con QGIS possiamo aprirla con Inkscape, per esempio in SVG, e andare a utilizzare gli strumenti di disegno di Inkscape, oppure possiamo prenderla ed esportarla con Blender per fare appunto dei modelli tridimensionali molto più interessanti e potenti di quelli che attualmente si riescono a fare all'interno di QGIS. Bene, se non ci sono altre domande,
vado avanti con l'argomento. Fede, ti posso, ti interrompo ancora perché me ne è arrivata un'altra che chiede: come faccio a sapere la risoluzione in metri dei pixel dei dati raster? Dalle proprietà del raster. Quando apriamo un raster su QGIS, tasto destro del layer, possiamo andare a vedere le proprietà e ci viene appunto specificato. Vi faccio vedere appena apriamo lo strumento, vi faccio vedere appunto come fare. Ok, bene. Perfetto, grazie mille. Non vedo altre domande al momento. Bene, allora andiamo avanti con questo argomento spinosissimo, una rottura di scatole per molti, tranne che per Paolo Dabove che si è immolato ha immolato la sua vita professionale a questi argomenti sui sistemi di riferimento, sulle forme, le dimensioni anche del nostro pianeta. Ma andando subito al dunque, noi possiamo rappresentare la nostra Terra in due modi. O utilizzando un sistema geografico, quindi ragioniamo con la Terra sferica, non è sferica ma è un ellissoide schiacciato sui poli, ma adesso per semplicità ragioniamo come se fosse una sfera. Ci si posiziona sulla superficie di questa sfera utilizzando delle coordinate che si riferiscono alla nostra distanza in gradi, all'angolo in gradi che ci separa da un parallelo di riferimento che è l'equatore, e l'altra componente è la distanza sempre in gradi che ci separa dal meridiano zero. Il meridiano zero è Greenwich, appunto internazionale è Greenwich. Attenzione, poi per questioni che magari vedremo, in realtà non è l'unico meridiano di riferimento, anche l'Italia ha un suo meridiano di riferimento che è quello che passa per Roma-Montemario. Prima di Greenwich c'era per esempio il meridiano passante per l'Isola del Ferro, che era l'Isola del Ferro è tuttora un'isola delle Canarie, e tutta la cartografia del grandissimo impero spagnolo si basava sul meridiano dell'Isola del Ferro, perché gli permetteva di rappresentare correttamente, facilmente la cartografia spagnola, per rappresentare anche i possedimenti d'oltremare, quindi tutta la parte del Sud America. Dopodiché, con varie vicende storiche, tra cui anche la sconfitta dell'invincibile armata spagnola per parte degli inglesi, il meridiano di riferimento poi è stato portato a Greenwich. C'è infatti a Greenwich c'è il museo degli orologi del tempo, poi capiremo magari se abbiamo tempo anche perché è proprio il museo del tempo, ma appunto se avete i soliti 5 minuti di tempo, una volta che andate a Soho fate anche una deviazione e andate a visitare Greenwich. Quindi stiamo dicendo modello geografico, la Terra è una sfera, le misure sono misure angolari, quindi distanza in gradi da un parallelo e un meridiano di riferimento. L'altro modo di rappresentare la Terra è pensarla come un piano. Quindi abbiamo una proiezione, dobbiamo prendere la nostra Terra sferica e svolgerla come se stessimo sbucciando un'arancia e appiattendola su un foglio, e a questo punto ragioniamo con una Terra piana. Si parla qui di sistema proiettato, per cui prendiamo la sfera, la proiettiamo su un piano. Il grandissimo salto concettuale è che dalla sfera, con la sfera ragioniamo in gradi, con un sistema proiettato ragioniamo in metri. In metri da un meridiano di riferimento e da un parallelo di riferimento. Quindi se noi dobbiamo fare analisi che comportano il calcolo di aree e lunghezze, dovremo utilizzare un sistema proiettato.
Peter, non c'è un solo modo di proiettare la Terra. Adesso vedremo alcuni esempi. Ci sono tantissimi sistemi di riferimento geografici e proiettati, e per elencarli tutti è stata creata una codifica che si chiama EPSG. Non so se l'avete mai, probabilmente sì, ci sarete già, l'avrete già visti. Per esempio in Italia è molto di moda il 3003 o il 3004 come codici di EPSG, che vanno a definire il sistema italiano che si basa su Monte Mario, o il VGS 84 a scala appunto globale geografico, che è il 4326. Questi codici ci permettono di identificare in modo univoco il nostro sistema di riferimento che stiamo utilizzando, quindi con tutti i suoi parametri di datum, eccetera. Questa cosa qui permette a noi tecnici del settore di parlare una lingua comune e di essere ben chiari quando mandiamo un dato a un'altra persona, ovvero prendo un dato in 4326, lo mando a Paolo De Bove e gli dico: guarda che questo dato qua è in 4326, stiamo lavorando con questo sistema. Tutte le specifiche del sistema poi sono specificate a monte, però è difficile che soprattutto il 4326, che è il VGS74, è facile da dire e da ricordarsi, ma Monte Mario, Fuso 32 Ovest o 33 Est cominciano ad essere complicazioni utili al nome. 3003, 3004 si sa che non si sbaglia. E qui avete anche una tabellina che vi dà anche un'informazione circa della trasformazione tra gradi e metri, ma soprattutto volevo farvi ragionare e far vedere che la Terra può essere proiettata in vari modi, con diverse proiezioni. Qui vediamo sulla sinistra abbiamo una proiezione del Mercatore, la più utilizzata, e a destra invece abbiamo la cordiforme di Bonn, che è la proiezione più utilizzata dai cartografi a San Valentino. E ovviamente quando noi andiamo a proiettare la Terra, in funzione del tipo di proiezione che utilizziamo, andiamo anche ad introdurre degli errori che possono essere fondamentalmente o sugli angoli o sulle aree. In questo caso nella mappa che abbiamo qui di fronte in rosa, che è la proiezione di Mercatore, vediamo che abbiamo una deformazione legata alle aree, per cui abbiamo la Groenlandia assolutamente gigantesca rispetto all'Europa. Più ci si allontana dal punto di emanazione della proiezione, più le distorsioni aumentano. Per vedere anche poi la dimensione della distorsione si usano degli indicatori che si chiamano indicatori di Tissot, però non sto qui a rompervi, ad annoiarvi su queste cose. Perché utilizziamo questa carta del Mercatore, anche se sappiamo che introduce degli errori? Beh, questa proiezione ha una particolarità che l'ha resa celebre dal 600 ad oggi e quasi insostituibile, è che le rosodromiche sono rette. Ti interrompo, Fede. Sì. C'è la slide fissata. Sei andato sono avanti? Fermo. No, sei fermo? Sono fermo. Come parlavi della Groenlandia? Ok. Ma no, ma sì, non vedete il mio mouse, immagino, però insomma si vede che la Groenlandia è ben riconoscibile e si vede la dimensione spropositata. Stavamo dicendo, perché utilizziamo allora questa carta del Mercatore? Perché possiamo tracciare delle rotte con delle linee rette. E questa carta qui è stata rivoluzionaria dal punto di vista storico. Ah, perfetto, si vede il mouse, sono contentissimo. Stavo dicendo, ha rivoluzionato la navigazione, perché invece di tracciare le rotte prendendo il compasso
e disegnando dei semiarchi, semplicemente si poteva fare che cosa? Si poteva tracciare una linea retta, ed era la linea che si doveva poi seguire in navigazione. Navigazione marittima, navigazione aerea, oggi. Ci sono molteplici proiezioni e ognuna introduce delle distorsioni diverse. Qui vi ho riportato in questa slide alcuni esempi di distorsioni che vengono applicate in funzione della, della proiezione. Ricordatevi che poi dobbiamo scegliere la proiezione in funzione anche del luogo delle nostre analisi, ovvero se devo ragionare su scala italiana andrò a proiettare i miei dati con la proiezione che meno distorce l'Italia e quindi saranno quelle che avranno il meridiano di riferimento passante per Monte Mario, per esempio. Ovviamente se rappresento i dati utilizzando il sistema di Monte Mario, i dati della cartografia cinese, avremo delle distorsioni importanti sui nostri calcoli. Ed è per questo motivo che abbiamo tante proiezioni diverse e dobbiamo appunto riproiettare, dobbiamo utilizzare il sistema di riferimento corretto, migliore, nelle nostre, per l'area di studio, per evitare appunto questi calcoli poi assolutamente sballati. Abbiamo un altro sito che è thetruescience.com che ci permette di selezionare un confine, uno stato e spostarlo nel mondo con la proiezione di Mercatore e vedere come questo si distorce. Quindi prendiamo l'Italia e la spostiamo sulla Groenlandia e ci rendiamo conto che in realtà la Groenlandia non è così grande come siamo abituati a vederla. Oppure un altro esempio è quello che vi riporto sulla destra, lo stato che viene proiettato in Europa è la Colombia. Uno si immagina la Colombia là piccolina in Sud America, se invece la andiamo a prendere e la spostiamo in Europa, capiamo che in realtà è grande come mezza Europa. Io questa cosa qui me ne sono reso conto quando sono andato in Colombia, pensavo che tutto fosse più vicino. Quando mi sono messo a pianificare gli spostamenti, vedevo che erano gli spostamenti giganteschi e c'è stato un momento che non capivo perché ci volessero così tante ore. E poi in realtà ho ragionato un attimo e andando appunto a prendere la Colombia e metterla in comparazione con l'Europa alla stessa proiezione, alla stessa latitudine, appunto vediamo che in realtà è un giro, è grande come mezza Europa. E quindi anche gli spostamenti al suo interno vanno di conseguenza. E quindi ricordatevi sempre i sistemi di riferimento, possiamo ragionare o con la Terra sferica o con la Terra piana. E se dobbiamo fare calcoli di aree e lunghezze è meglio utilizzare un sistema proiettato, meglio se con la proiezione corretta della nostra area di studio. Sul sito di spatialreference.org c'è anche l'anteprima che vi dice per quale area è valida quella determinata proiezione, oppure per rappresentare dati di aree diverse, magari anche a scala globale, a quel punto conviene davvero utilizzare un sistema geografico, per esempio il 4326. Che è appunto il VGS 84. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre queste cose. Se dovremmo fare delle analisi che richiedono il calcolo di aree e superfici e gli diamo come input a QGIS un dato in gradi, il risultato sarà in gradi. Quindi se io ho un dato e voglio calcolare un buffer di 100 metri, devo convertirmi il mio dato in origine in un sistema proiettato metrico, per cui quel 100, che sarà il parametro che passerò al geoprocesso, abbia senso che siano 100 metri. Se invece applico il parametro 100 a un dataset in gradi,
il risultato sarà di 100 gradi. Ovviamente tra 100 metri e 100 gradi c'è una bella differenza. E altra cosa, ovviamente vi racconto questo aneddoto, questo qua, non l'altro, così andiamo avanti più veloci. Nel 2003, mi pare, l'Economist aveva pubblicato la mappa che vedete sulla sinistra, in cui faceva vedere la gittata dei missili nordcoreani. E il succo dell'articolo era: non dobbiamo preoccuparci noi in America e in Europa, perché i missili nordcoreani, anche con la gittata massima che hanno, non arrivano da noi. Subito dopo la pubblicazione di questo articolo, nel giro di pochissimo, l'Economist è stato bombardato da una serie di persone che segnalavano questo errore abbastanza macroscopico, cioè avevano ragionato con un sistema di proiezione erroneo, per cui se si vanno a descrivere meglio con la Terra, che è appunto un sistema geografico, queste gittate, si vedeva bene che i missili nordcoreani non solo arrivavano bene in Europa, ma prendevano anche tutta l'America. Quindi capite che è molto importante utilizzare correttamente le proiezioni per non scivolare in errori macroscopici come quello dell'Economist. E domande, dubbi, perplessità prima di passare al prossimo argomento? Allora, Fede, ci sono un paio di domande che sono giunte, te le faccio. Cioè, la prima è una domanda da Antonio, che dice: molte volte ho provato a creare un DTM da nuvola di punti con formato punto LAS forniti dal Ministero dell'Ambiente, solo che una volta creato il raster aveva una differenza in quota media di circa 40 metri rispetto al raster correttamente proiettato. Come si fa a convertire correttamente la quota? E poi, collegata a questo, ti chiede: a proposito, avete notizie di questi dati LIDAR che non vengono più forniti? Allora, questa è una domanda un po' specifica, magari se abbiamo tempo la vediamo dopo nel software, ma si può fare. Poi sull'errore dei 40 metri, Paolo, tu sei più esperto di me, se vuoi dire il perché di questo. Ma sì, brevissimamente, non voglio rubarti la cosa, no. Ma dovrebbe essere in teoria un problema di altezze, cioè tendenzialmente quello che noi ci riferiamo sempre dal punto di vista altimetrico è un modello di geoide, quindi una superficie di riferimento fisica, che differisce da quella matematica che si utilizza quando si usano strumentazioni satellitari tipo GPS o GNSS, che è l'altezza ellissoidica. Questa differenza tra le due superfici è variabile in Italia da più 32 metri a più 50 metri, quindi tendenzialmente l'altezza ellissoidica è sempre maggiore di quella ortometrica, quella riferita al geoide. E, per cui una differenza di così tanto dovrebbe sempre farvi scattare il campanello d'allarme per capire quale superficie di riferimento viene considerata. Di solito chi vi fornisce il dato, poi Federico ce lo racconterà molto meglio di me dopo, vi deve anche sempre dire che cosa viene rappresentato in quel dato lì e qual è il contenuto effettivo del dato. Mi ritaccio. Grazie. E comunque poi la conversione di coordinate in questo caso si fa con appunto la riassegnazione del sistema di riferimento corretto, magari appoggiandosi ai grigliati dell'IGM, che appunto dovrebbero sistemare questo errore. Altre domande? Poi c'era una domanda di Chiara, alla quale però ha risposto Stefano nel frattempo, che Chiara, che è una studentessa, ci chiedeva: io di solito uso le TRS 89 proiettato in UTM Zone 32 Nord, quindi il 25832, e chiedeva se sbaglia. No, assolutamente non sbaglia. Qui vedete che in questa slide ho messo gli EPSG dei sistemi di riferimento più utilizzati in Italia.
le TRS-89 UTM zona 32N, come giustamente fa notare Stefano Campus, è il sistema ufficiale italiano dal 2011. Poi, in realtà, per tradizione si utilizziamo ancora i 3003 o il 3004, e anzi i vari geoportali italiani di solito in realtà distribuiscono i dati spaziali in sistema 3003 o 3004, ma anche in un nuovo sistema RDN. Perfetto, ancora una cosa, perché era la seconda parte della domanda di Antonio di prima, che chiedeva se ci sono news relative ai dati LIDAR che non vengono più forniti. Ma non vengono più forniti da chi? Rispondo io. Allora, su questa parte qua, come associazione abbiamo intenzione proprio di occuparci, perché sapete che la distribuzione dei dati del piano straordinario di rilevamento, che sono ormai anche vecchiotti, è stato uno sforzo enorme del Ministero dell'Ambiente, che aveva finanziato rilievi per avere un DTM denso, DSM densi, in corrispondenza delle principali aste fluviali di competenza delle autorità di bacino, con un'estensione trasversale rispetto al corso d'acqua pari alla fascia C del piano di assetto idrogeologico. Quindi tutte le aste secondarie non sono state rilevate. All'inizio la distribuzione di questi dati veniva affidata alle regioni, poi a un certo punto il Ministero, in particolare non tanto il Ministero quanto la struttura organizzativa che si occupa del portale cartografico nazionale, ha deciso di avocare a sé la distribuzione. Sapete tutti che ci sono problemi in quella struttura, i servizi sono un po' a singhiozzo. Come associazione abbiamo proprio intenzione di, visto che ormai i dati sono stati sicuramente non ripagati, per carità, ma anche solo il recupero dei costi marginali, che la legge peraltro prevede anche per gli open data, previsti, insomma, comincia a essere un po' anacronistico, tenendo conto che ci sono dei tempi lunghi. Quindi abbiamo proprio l'intenzione di fare delle azioni di un po' di sollecitazione, ecco. Ovviamente non ho la più pallida idea del risultato, però quantomeno cominciare a parlarne in maniera più ad alta voce, ecco. Poi c'è ancora una domanda da Giacomo, che ha scritto in chat e dice: purtroppo molte amministrazioni pubbliche ancora non lo usano, è grande l'errore commesso se imposto il progetto con sistema di riferimento ufficiale e uso i dati in 3003, o la riproiezione al volo di QGIS la compensa adeguatamente? Allora, la differenza fra i due sistemi di riferimento è perché mi dicono i geologi che la tettonica placca, l'Africa va sotto l'Europa, qualcosa del genere, scusate, ma non è il mio business quello. Comunque, fatto sta che queste rimodulazioni e riprecisazioni dei sistemi di riferimento deriva proprio per calcoli di tipo geodetico di alto livello. Dal punto di vista GIS, la differenza è praticamente trascurabile. Però qual è il problema? Nel momento in cui in una infrastruttura geografica, parlo di Regione Piemonte perché lavoro in quella e quindi lo so, mettiamo dentro anche i dati che derivano dalle compensazioni della rete RTK, quindi del sistema GNSS, che sono fortemente precisi e che vanno giustamente nel sistema di riferimento ricalcolato RDN 2008, che cosa succede? Succede che se io a RDN 2008 gli do la conversione al volo a QGIS 32632, e capite bene che ho tutto lo sforzo di fare un rilevamento di un certo tipo, a questo punto salta. Quindi il 3003 credo che dovrebbe essere eliminato proprio dalle PSG internazionale. No, vi confesso che noi continuiamo a usare il 32632 e come logica pensiamo di cambiare i metadati. Ve lo dico sinceramente, perché dichiareremo prima o poi, ma che costerà non poco sta roba, dichiareremo in RDN 2008 quello che attualmente è il 32632, tranne ovviamente quelli quelli di altissima precisione, perché dal punto di vista GIS è assolutamente ininfluente. Paolo, se ho detto stupidaggini,
correggimi. No, non hai detto assolutamente stupidaggini, mi permetto solo di aggiungere una cosa in merito. Se potete, non utilizzate mai le riproiezioni al volo, cioè le on the fly, quelle OTF che vedete, tendenzialmente non sono mai una buona cosa da utilizzare. Se posso permettermi, vi consiglierei invece di utilizzare dei software dedicati. Potete scaricare ad esempio il software Convergo, che vi permette ad esempio una riconversione con una procedura rigorosa tra un sistema di riferimento e l'altro. Sebbene tutto quello che ha detto Stefano è corretto e diciamo è preciso, nel senso che non potreste apprezzarne su un progetto GIS il livello di significatività, però per correttezza, soprattutto per applicazioni di tipo professionale, è fondamentale essere rigorosi nelle procedure di conversione e di trasformazione di sistemi di riferimento, così come la conversione di altezze ellissoidiche in quote ortometriche tramite l'utilizzo dei cosiddetti grigliati, cioè di questi valori che ci permettono di passare da una superficie di riferimento all'altra, quindi dalle misure, dai risultati ottenuti con il GNSS alle altezze e alle quote ortometriche tramite queste procedure rigorose. Aggiungo se solo volete l'ultima. Ok, vai Stefano. Aggiungo solo l'ultima cosa, e quasi sicuro, lo anticipo, ma non prendetelo al 100%, ma con una ottima percentuale di veridicità, che verrà rilasciato come software libero, quindi compreso il codice, anche Convergo, che è stato sviluppato dall'ingegner Cima, e quindi è intenzione delle regioni di renderlo disponibile a tutti quanti. Ma credo in tempi anche relativamente, compresa anche la riproiezione dei raster, cosa che invece non era ancora presente. Quindi daremo notizia, ma credo che ci siamo quasi. Bene, grazie. Aggiungo una cosa importantissima quando parliamo di dati spaziali. Ovviamente noi lavoriamo sempre in scala, quindi è assolutamente importante avere anche in mente qual è l'output che dobbiamo avere. Ovvero, se io devo fare una cartografia escursionistica al 25.000 e deve essere stampata su carta al 25.000, per esempio, ricordatevi che un millimetro sulla carta sono 25 metri nella realtà. Quindi stiamo attenti alla componente di precisione del dato. Cioè, se io vado col telefono, con lo smartphone, a tracciare un sentiero, avrò un dato che avrà un errore medio di 3 metri, 4 metri, nel migliore dei casi. È ovvio che se dobbiamo utilizzare quel dato che abbiamo rilevato col telefono per fare delle mappe catastali, abbiamo un errore di 4 metri che è inaccettabile. Però se il nostro obiettivo è tracciare una linea che poi deve essere stampata in scala 25.000, abbiamo un millimetro 25 metri. Quindi l'errore dei 3-4 metri del dato in origine, per quanto mi riguarda, è assolutamente trascurabile. Quindi sì, è importante avere ben chiaro che c'è questa incertezza, questo errore nel dato, se lo trasformiamo in un sistema o in un altro. Però non dimentichiamoci quali sono gli obiettivi della nostra analisi. Come dicevo prima, parlando di dati raster, è inutile avere un dato rilevato da drone che mi copre tutta la regione Veneto e poi devo andare semplicemente a visualizzare il Veneto con un pixel di un centimetro, perché dovrei avere un'infrastruttura poi hardware gigantesca che mi permette di gestire questi tera di dati. Magari appunto i dati Sentinel a 10 metri vanno molto bene e ci permettono di fare esattamente la stessa operazione. Quindi stiamo attenti, dobbiamo sempre avere in mente che cosa stiamo facendo e se il dato che stiamo utilizzando va bene o non va bene per quelli. Nel caso dei dati vettoriali, che sono di base dimensionali, ricordiamoci che c'è stata una scala di digitalizzazione, cioè un punto, una linea poligono che mi rappresenta per esempio una linea che mi rappresenta una strada, è stata disegnata da qualcuno e quel disegno è stato fatto a una precisa scala. Quindi quel dato vettoriale sarà effettivamente preciso
da quella scala in su. Quindi dobbiamo stare, dobbiamo prestare attenzione anche a che cosa troviamo, a che cosa troviamo in giro. La scala di digitalizzazione del dato, nel caso del dato vettoriale, dovrebbe essere descritta nei metadati, ovvero sono quei dati che accompagnano, che descrivono i miei dati, che mi dicono, per esempio, chi ha disegnato quel determinato layer, quando, su che base, chi è responsabile, incaricato della sua, del suo aggiornamento, della sua diffusione e così via. I metadati sono una delle ulteriori rotture di scatole che dobbiamo fare, ma è molto importante che quando andiamo a produrre e a divulgare dei dati siano sempre accompagnati dai rispettivi metadati che li descrivono e specificano appunto queste informazioni, che allora di fare delle analisi è molto importante sapere. Bene, tornando alla nostra presentazione, un brevissimo accenno sulle licenze dati, non vi ruberò più di 5 minuti, poi spazio alle domande, farei 10 minuti di pausa e poi riprenderei e lavoriamo col software fino poi alla fine del workshop, se non ci sono indicazioni diverse. Allora, ricordatevi sempre che, come abbiamo detto prima, ci sono dei metadati. In questi metadati che accompagnano il dato di solito è anche descritta la licenza. Che cosa vuol dire? Tutte le opere, questo non solo dati geografici ma in generale, anche la fotografia che scatto col telefono, sono soggette al diritto d'autore, il cosiddetto copyright, ed è una forma di tutela dell'opera stessa che nasce nel momento stesso in cui l'opera viene ad esistere. Ovvero, se io scatto adesso una fotografia, in questo momento, assieme alla fotografia che ho scattato, nasce anche il diritto d'autore mio che tutela quella fotografia che ho scattato. Non è la fotografia, è un testo che ho scritto, è un dato che ho digitalizzato, che ho prodotto, che ho elaborato in qualche modo. Nel momento in cui la creo, quest'opera è protetta dal diritto d'autore. Per utilizzare i materiali protetti dal diritto d'autore, dobbiamo avere ovviamente il permesso di chi ne detiene, di chi detiene questo diritto. E ogni opera, software, dato, eccetera, può essere utilizzata secondo una specifica licenza di uso. E le licenze di uso sono basicamente di due tipi: proprietarie o open access. Una licenza open access di base cosa fa? Libera una specifica opera e permette, a seconda del livello di apertura della licenza, la modifica e la redistribuzione di quell'opera a scopi anche commerciali, in funzione appunto del tipo di del grado di apertura di questa licenza che vi assegno. Al contrario, una licenza proprietaria che cosa fa? Non libera l'opera, dice che tu puoi utilizzare quel determinato software, per esempio, solo per un determinato scopo e solo magari in un determinato computer, e non puoi redistribuirlo o modificarlo in nessun modo. Ok? Questa è la licenza, è la differenza concettuale base che c'è tra i tipi di licenze. Una apre alla distribuzione, alla modifica in funzione di livelli, un'altra invece va a chiudere, a proteggere l'utilizzo di quella determinata risorsa. Un esempio classico: vado al negozio di informatica, compro un portatile, questo portatile ha già preinstallato Windows, per esempio, io posso utilizzarlo senza problemi perché io ho pagato per quella licenza, ma non posso prendere quella licenza e spostarla su un altro computer che ho. Ok? Devo non posso prendere Windows e modificarlo
a mio piacimento e ridistribuirlo o rivenderlo, perché la licenza d'uso non lo permette. Questi sono i due simboli, a sinistra il copyright e a destra il copyleft, avrei potuto fare il contrario. A tal proposito ci saranno due seminari specifici, marzo, penso siano aprile e maggio, dell'avvocata Grabbati, che vi assicuro lei, persona squisita, saprà sicuramente coinvolgervi in questo argomento che sembra piuttosto ostico e noioso. In realtà è molto importante che voi sappiate che cosa state usando, che licenze anche dare ai vostri dati quando li distribuite, e se non avete tempo di aspettare fino ad aprile maggio, qui ci sono, vi ho lasciato dei video, dei link anche al workshop tenuto dall'avvocato Aliprandi al Fosfor G di Torino a febbraio 2020, in cui in quattro video da 20 minuti, mezz'ora, fa un bellissimo excursus sulle licenze dati, e potete approfondire anche in maniera autonoma questo argomento. A tal proposito vi presento le più famose licenze open access, open data, che sono le Creative Commons. Sicuramente ne avete sentito parlare. Vanno dalla CC BY, che è tu puoi usare questo dato come questo software, si applicano più ai dati che ai software, queste licenze, alle foto, eccetera. Come vuoi, anche a scopo commerciale, puoi modificarlo e fare quello che vuoi. Basta che citi me, che che ho creato quell'informazione, che detengo il diritto d'autore sull'informazione iniziale, fino a delle licenze più restrittive come la CC BY NCND, che sono appunto quelle più restrittive, cioè non possono essere utilizzate per esempio per scopi commerciali. E appunto qui avete poi il link alle Creative Commons, che vi spiega bene la differenza tra tutte queste licenze. Tenete conto che non sempre le licenze open access sono compatibili tra di loro. Non è che se io ho liberato una risorsa, la sua licenza in automatico è compatibile con un'altra licenza open access. Dobbiamo sempre andare a verificare questo. E prima di arrivare a quella licenza prima, esistono vari diagrammi ci mostrano la compatibilità tra le licenze, e appunto vediamo che la CC BY, per esempio, non è compatibile con la CC 0, che è una licenza assolutamente per cui non devi neanche citare chi ha dato la fonte, non è pienamente compatibile con le licenze ODBL e così via. Quindi ci sono queste cose a cui prestare attenzione. Comunque, i video di prima di Simone Aliprandi spiegano bene questi concetti. Ci saranno due workshop dedicati a questo, quindi andrei abbastanza veloce. Un ultimo cenno della licenza WTFLPL, che è fondamentalmente la licenza per cui uno può fare quel cavolo che vuole. È una licenza che esiste, e di fatto questo è tutto il testo della licenza. Potete fare assolutamente quello che volete con questo dato. Potete cambiarlo, modificarlo, venderlo, fare quel cavolo che volete. Ecco, per quanto mi riguarda, un ultimo accenno al CAD. Quando si parla di licenze, di dati, di apertura, inevitabilmente si parla anche dei dati che ci dà la pubblica amministrazione. Ecco, la pubblica amministrazione non è che
ci dà i dati perché è buona, sì, la pubblica amministrazione è buona, sennò poi Stefano Campus, ERP e Regione Piemonte si arrabbiano con me, però la pubblica amministrazione è tenuta a darci, a redistribuirci i dati che produce. Perché? Perché c'è un articolo, l'articolo 68 del CAD, che glielo dice precisamente. Di fatto, tutti i dati che vengono prodotti dalla pubblica amministrazione sono pagati con soldi pubblici dei cittadini. E quindi ogni cittadino può andare a bussare alle porte della pubblica amministrazione andando a richiedere quei dati, perché sono stati prodotti con soldi pubblici. Gli unici dati che la pubblica amministrazione non ci darà, ovviamente, saranno quelli tutelati invece dalla privacy, quindi i dati che riguardano persone o dati che sono di interesse militare, che allora lì hanno un altro trattamento. Però tendenzialmente ricordatevi che ogni dato della pubblica amministrazione, di proprietà della pubblica amministrazione, è anche un dato aperto di default. L'articolo 68 del CAD poi nello specifico dice che la pubblica amministrazione deve anche preferire l'approccio open source, quindi se deve acquistare un software è meglio che prenda l'open source, se vuole andare ad acquistare, quindi pagando delle licenze, un software proprietario, deve avere delle buone motivazioni. Bene o male, poi trovate tutto quanto commentato su, sul sito del CAD. Non so se poi Stefano Campus, a tal proposito, abbia voglia di aggiungere qualcosa. Leggo in chat che la PA non è sempre pronta a dare i dati geografici, vero, dipende sempre da PA a PA. Tenete conto che tendenzialmente la pubblica amministrazione dovrebbe darveli, perché appunto, come dicevo prima, sono dati aperti. Questa cosa qui in realtà nasce anche da questa normativa, questa direttiva, anzi, della Commissione Europea, che è la direttiva Inspire del 2003, recepita in Italia nel 2006, che va a obbligare gli stati membri della Commissione a mettere a disposizione, a redistribuire i cataloghi di dati. Ed è per questo motivo che abbiamo i vari geoportali. Abbiamo i geoportali nazionali, abbiamo i geoportali regionali, c'è il geoportale della Regione Veneto, della Regione Piemonte e così via, e poi all'interno di queste regioni abbiamo poi anche i geoportali comunali, per esempio. Io da padovano, non so se si sente per il mio accento prettamente veneto, ho il portale di riferimento che è il punto di accesso per i dati comunali, che è il geoportale comunale, e così via. Poi tutti questi geoportali in realtà vengono racchiusi da geoportale Inspire, che a livello europeo, per cui accesso, e poi possiamo andare in cascata ad arrivare a tutti i livelli di granularità. Non sempre funziona, non tutti sono compatibili, però insomma l'idea della Commissione Europea è di creare questi database assolutamente accessibili a tutti, ad ogni livello, per la diffusione di dati cartografici e non. E Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, velocemente, che ho risposto lì all'amico Ezio che siamo prontissimi poi con una smorfia, nel senso che la normativa dalla direttiva in giù obbliga la pubblica amministrazione a, in un'ottica di open data e soprattutto di open governance,
di aprire i dati. I dati devono essere metadatati, puliti, consistenti, eccetera, eccetera. Purtroppo questo, quindi ci sono degli obblighi, purtroppo questo non avviene perché non ci sono sanzioni, ovviamente, e quindi crea una situazione di copertura delle informazioni a livello a macchia di leopardo. Tenete conto che nel panorama cartografico, diciamo, italiano, non aiuta a questo ecosistema il fatto che nella legge della fine degli anni 50 sugli enti cartografici italiani ne abbiamo ben 5, e quindi abbiamo l'IGM, l'Istituto Cartografico della Marina, quello dell'aviazione, poi abbiamo quello che un tempo era il Catasto, ora Agenzia delle Entrate, e un tempo quello che era Servizio Geologico Nazionale, ora un dipartimento dell'ISPRA. Quindi ci sono 5 enti cartografici italiani, le regioni che sono le più grandi produttrici di dati di fatto non sono, tra virgolette, anzi togliamo pure le virgolette, non sono considerate, e per esempio, se proprio vogliamo aggiungere confusione a confusione, abbiamo l'Istat che produce i confini, limiti amministrativi cartografici, come copertura GIS, che ovviamente non si parlano con quelli, con i confini catastali, e quindi succede un bel pasticcio. L'obbligo di conferire i dati della pubblica amministrazione ad un ente centrale nazionale individuato da uno dei 5 decreti dell'11 ottobre 2011, individuato nel repertorio nazionale dei dati territoriali, che è un'articolazione di AGID, permette appunto di, in maniera collaborativa, quindi non c'è trasferimento di dati, ma solo di condivisione di cataloghi, di trasferire appunto il catalogo a questo ente nazionale di INAGID. A sua volta l'ente nazionale è connesso, diciamo, perdonatemi, attraverso un harvesting, va a popolare il catalogo europeo. Ciò significa, rispondendo alla domanda che per iscritto di qualcuno di prima, che se io devo cercare dei dati ufficiali, conviene dare un'occhiata ai geoportali regionali, ma se anche dare un'occhiata al geoportale nazionale del repertorio nazionale dei dati territoriali, permette dal punto di vista territoriale di trovare tutte le informazioni relative ad un territorio. Quindi se io devo cercare per esempio la copertura delle frane prodotte da Regione Piemonte, andrò nel geoportale di Regione Piemonte. Ma se voglio sapere se esistono degli altri studi relativi alle frane, io vado in quello nazionale, dove sicuramente troverò per esempio studi magari dell'autorità di bacino o studi dell'ISPRA. Quindi i dati, se non sono pubblici, come referente, come funziona la PA, insistete, scrivete, c'è un istituto giuridico molto importante che si chiama FOIA, Freedom of Information Act, che vi permette di ottenere dei dati che l'amministrazione non pubblica. L'amministrazione è obbligata poi a rispondere per il motivo per il quale non mette in condivisione questi dati, e quindi, come dire, ribaltiamo, come si suol dire, l'onere della prova dal cittadino all'amministrazione. Cioè l'amministrazione deve dire perché non pubblico quei dati. Bene, prima di passare al prossimo argomento, ho visto un'altra domanda in chat. Esiste una mappa cartografica stradale italiana mondiale recente per matrici di distanze stradali? Direi no. Esiste un database mondiale che può essere OpenStreetMap, che mi sento di dire che ha la maggior parte delle strade già cartografate, che può essere utilizzato, e poi la matrice di distanza stradale immagino sia la distanza che c'è tra in chilometri Padova-Parigi, Padova-Londra, eccetera, e lì bisogna fare poi l'analisi con i dati che si possono appunto prendere da OpenStreetMap, le località che ti interessano, e poi con una matrice OD si può appunto mettere in relazione questa cosa. È un'analisi piuttosto semplice, però non entreremo oggi sicuramente su questa tematica. Se non ci sono altre domande, passerei
a parlare di QGIS e aprirei il software. Sono le 16:20, farei 10 minuti di pausa, alle 16:30 ricominciamo. Se avete domande, per favore fatele, potete lasciarle anche in chat, il tempo di andare a bere un bicchiere d'acqua e torno. Sì, colgo l'occasione, Fede, intanto per ringraziarti già per questa prima parte e poi per dire che chi non l'avesse ancora scaricato e volesse provare poi a effettuare qualche esercizio che Federico ci proporrà dopo la pausa, può nel frattempo scaricarsi QGIS. Vi ricordo che sul sito dell'associazione gfos.it trovate la presentazione che Federico sta utilizzando in questo momento, così come il materiale didattico che lui ci ha messo a disposizione. Questo ovviamente vi permetterà anche poi di poter provare a rifare in seguito quanto ci mostrerà. Se avete ovviamente delle domande anche in questo momento qua, lasciate pure delle eventuali appunto richieste di curiosità nella chat, e se no poi potete contattare il relatore anche a valle dell'evento stesso. Stiamo mettendo anche sulla piattaforma, sulla pagina web dell'associazione gfos.it un link ad un questionario che vi chiederemo ovviamente in maniera anonima, se lo preferite, di compilare anche per darci dei suggerimenti in merito alle tematiche e alle modalità nelle quali viene affrontato questo webinar e le proposte che verranno per quelli successivi. Detto ciò, c'è una domanda, ok, di Vito, alla quale Stefano sta già rispondendo in chat. Rispondo direi dal vivo che faccio prima, vedete fra le disponibilità dei presenti, è l'ente stesso. Cioè, facciamo un esempio, se tu sai o hai bisogno di un dato specifico, cosa ne so, dico una stupidaggine, il dataset geografico delle scuole, dico una stupidaggine perché in Piemonte c'è, e non lo trovi, vai nel sito di Regione Piemonte, nella pagina trasparenza, comunque dovrebbe essere lì dappertutto, e ci sono le spiegazioni su come fare una istanza FOIA. Quindi quindi scrive un semplice modulo che mandi all'URP, l'URP poi lo manda al settore di interesse e siamo obbligati a rispondere entro 30 giorni, in caso positivo, in caso negativo. Non è visuale dato scaricabile, ma solo visuale sulla web app. Magari ti lascio i miei riferimenti e ci sentiamo, perché Pavento, forse stai parlando di classi del DB topografico, e allora lì c'è un problema a monte. Comunque, sentiamoci pure, chiamami pure senza nessun problema. Molto spesso i dati ci sono, ma non si trovano, e questo dipende anche dall'usabilità dei geoportali. Ecco. Ok, allora direi che se non mi sembra ci siano altre domande. Federico nel frattempo ha risposto a un quesito che era sorto in chat. A sto punto i minuti di pausa si riducono a 5, giusto per avere poi il tempo anche di completare la seconda parte, insomma direi più o meno per le 16:30 di riprendere. Fede, se assolutamente, assolutamente. Perfetto.
Bene, direi che possiamo allora riprendere perché rivedo pronto e scattante Federico. Ovviamente se vi sono sorte delle domande nel frattempo potete scriverle nella chat, se ve ne vengono in mente durante la seconda parte del webinar. Ovviamente usiamo sempre lo stesso metodo che mi sembra possa funzionare perché c'è una possibilità di interazione e senza creare troppo noise, visto che comunque il numero di partecipanti è elevato. Di questo ovviamente vi ringraziamo per la fiducia e per la partecipazione. Allo stato attuale siamo 184 partecipanti, abbiamo toccato punte di 203 persone in questa virtual session, e quindi insomma, siamo ovviamente ben felici della partecipazione e del successo. Grazie anche al merito di Federico, della sua chiacchierate e disponibilità. Detto ciò, quindi ti lascio la parola, io mi ritaccio e buona continuazione. Eccomi qua. Allora, bentornati. Probabilmente non vi siete mai spostati, ma bentornati uguale. Ricominciamo con QGIS, tre slide e dopodiché apriamo il software e cominciamo a divertirci. Allora, QGIS abbiamo detto essere il principale software GIS open source utilizzato a livello mondiale. Ho preso queste slide da un'altra presentazione che è stata fatta proprio nella comunità di QGIS per il Fos4G di Bucarest del 2018. Fos4G, per chi non lo sapesse, è l'evento mondiale che raccoglie tutti i tecnici di tutti i progetti legati al mondo geografico open source, promosso dall'associazione OSGEO, di cui GFOS è il capitolo italiano. Quindi sotto GFOS in realtà raccogliamo appunto tutte quelle attività legate al software geografico libero e anche agli open data del nostro settore. C'è poi questa associazione mondiale che è OSGEO, che ogni anno organizza questo incontro. Due note su QGIS. QGIS è nato nel 2002 basicamente come visualizzatore di PostGIS. Adesso è il più popolare
GIS desktop open source. Per far utilizzo. Prego. E mettere stesso numerato, Lucia. Ok, per favore tenete i microfoni spenti. Scusate, stavo dicendo che è il secondo software più popolare dopo la piattaforma ArcGIS di Esri, che nasce molto prima del 2002. Oggi si è tradotto in 48 lingue, tradotto l'intera interfaccia della versione adesso 3.16 è totalmente tradotta in italiano grazie agli sforzi della comunità di utenti di QGIS Italia, di cui Stefano Campus è promotore e coordinatore. È multipiattaforma, QGIS gira, nasce per Linux, ma gira benissimo anche in Windows, Mac e Android nella sua versione Q-Field. Ogni 4 mesi viene rilasciata una nuova versione aggiornata. Quindi è un progetto in costante sviluppo e davvero c'è molta differenza tra una versione e l'altra, non tanto nella grafica, nei concetti assolutamente no, sono quelli che abbiamo detto di prima, sistemi di riferimento e modelli dati, assolutamente lì non cambia, ma non cambia neanche se stessimo usando HeuveSig o GRASS o ArcGIS. Le cose che abbiamo detto finora valgono per qualsiasi piattaforma che poi andremo a utilizzare. Nel senso, le cose che cambiano è che ogni volta vengono aggiunte numerose funzioni e algoritmi in più. Permette di creare atlanti, report, oltre al fatto che possiamo anche sviluppare analisi, processare analisi davvero complesse grazie anche a un model builder di processing che dopo vi farò vedere, che ci semplifica tantissimo nell'automatizzazione dei processi ripetitivi. E ovviamente QGIS, essendo open source, permette a tutti quanti di andare a modificarlo. Esiste il codice scritto in C++, però ci si può interagire con Python, quindi qualsiasi persona che sa due hack di Python, me per esempio non è che sono un campione, però meno male qualcosina so, può interagire con il software attraverso questo linguaggio. Quindi può andare a sviluppare algoritmi di processing complessi, può fare plugin, eccetera. In questo caso, se voi non sapete farlo, potete incaricare la comunità o dei professionisti per farlo. Ci sono numerosi professionisti in Italia che si occupano proprio di sviluppare plugin e di soluzioni ad hoc. Poi buona prassi sarebbe che se uno fa una miglioria o investe dei soldi per far fare una miglioria del software o di creazione del plugin, diciamo che sarebbe bello che questa miglioria fosse rilasciata pubblicamente a tutto il resto della comunità, perché solo in questo modo riusciamo a far crescere il software. E volumi di ricerca, tanto per avere una dimensione a livello globale di QGIS, vedete QGIS in blu, dal 2004 che è disponibile questo servizio di Google Analytics, di Google Trends, scusate, riusciamo a vedere che la QGIS, che è questa linea blu, sta crescendo, sta prendendo sempre più piede. Gli altri software come MapInfo, GeoMedi, eccetera, invece stanno un po' calando, resta ancora invece alto l'interesse a livello globale su ArcGIS. Se andiamo a vedere gli stessi dati in Francia, vediamo che QGIS dal 2013, già per ricerche fatte su Google, ha superato abbondantemente la piattaforma proprietaria concorrente. Se andiamo a vedere in Italia, abbiamo la stessa identica trend. Quindi vuol dire che effettivamente è un progetto che interessa, non solo perché è gratis, perché ricordo cosa diceva Stefano Campus all'inizio: open source non vuol dire software gratis,
ma anche perché c'è un progetto di comunità che lo porta avanti, lo promuove, lo spinge. Questo esempio di questo workshop di oggi si inquadra in questa politica comunitaria di massima diffusione del software, per permettere appunto di avere molti più utenti, che si traducono in non tanto utenti passivi, ma poi utenti attivi che magari contribuiscono con altri corsi, con sponsorizzazioni, con donazioni, oppure anche andando proprio a mettere mano al codice. Qui vediamo la situazione in Germania e via. Quanti utenti ha QGIS a livello mondiale? Non lo sappiamo. Non esiste registrazione, quindi chiunque si può scaricare il software liberamente dal sito. Non c'è un ID utente, non ci sono controlli sulle licenze, perché appunto la licenza è open access e così via. Stimiamo però un numero di utenti almeno a 6 zeri. Da cosa lo deduciamo questo? Da alcune variabili, come il traffico che abbiamo di utenti unici che abbiamo sul sito di QGIS, qual è il traffico dati che genera il sito in download. Quindi abbiamo 100 terabyte di download al mese, più di 750.000 di visitatori unici del sito, quindi immaginiamo che sicuramente il numero di utenti sia superiore al milione. E c'è un board di controllo di QGIS che viene eletto dai rappresentanti locali di QGIS, e questo board al suo interno nomina il presidente, diciamo, di QGIS.org, e assieme poi al board definiscono quali sono le linee dello sviluppo per gli anni. E tanto per farvi capire qual è la dimensione economica di QGIS, io la trovo molto significativa. Queste qui sono le entrate di QGIS a livello mondiale nel 2018, che sono state di 151.000 euro a livello mondiale. Se pensate che le licenze di altri software concorrenti sono, non so se si può dire, ma comunque davvero la comunità di QGIS con delle entrate davvero ridicole ha messo in piedi, sta continuando a mantenere un servizio non indifferente, a fronte delle spese che, come vedete, sono di 179.000 euro del 2018. Ogni tot ci sono gli incontri di sviluppatori in giro per il mondo, e di solito la versione di QGIS che viene rilasciata dopo questi incontri di sviluppatori porta il nome del posto in cui è stata fatta. Quindi abbiamo avuto QGIS Lisbona, QGIS Vienna e così via, insomma. Grazie appunto al motivo del nome, appunto prende il nome dal posto dove è stata fatta l'ultima conferenza degli sviluppatori. Bene, bando alle ciance, iniziamo a QGIS. Due note di buona pratica. Questa cosa qui la dico sempre anche nei corsi dell'università. Per ogni progetto, se non avete i dati strutturati in GeoDatabase come Postgres, eccetera, vi conviene organizzarvi il lavoro in questo modo. Una cartella progetto, cartella corso QGIS, al suo interno una cartella con i dati, magari ricevuti, processi e consegna, quindi dividiamo i dati, e poi il file di progetto e un README che magari ti ricorda che cosa hai fatto. Importantissimo. Parlo per esperienza, fate sempre una copia dei dati ricevuti, ovvero mi hanno portato una chiavetta di dati dall'Iraq, quando lavoravo, quando ero consulente lì, è arrivata dall'Iraq in Italia, perché non si potevano spedire in altro modo.
la persona a cui è stata consegnata questa chiavetta è partita subito a modificare i dati della chiavetta. Ha fatto un errore e ha invalidato tutta la base di dati di partenza, con il costo di farsi rimandare una chiavetta USB con i dati dall'Iraq all'Italia, quindi con dei costi anche economici non indifferenti. Quindi, per non far la fine poi che vi ho raccontato, conviene sempre: trovate i dati, magari ci avete messo un sacco a reperirli per n motivi, non lavorate sui dati mai originali di partenza, fatevene una copia e lavorate sulla copia. Poi, quando si va a lavorare con i dati GIS, ovviamente si vanno a manipolare, si vanno a cambiare le tabelle di attributi, si vanno ad aggiungere geometrie, si vanno a fare analisi che sporcano il nostro dato. Magari, se non è il dato definitivo, ma è un dato di passaggio, o lavorate con dei layer virtuali, oppure potete salvarli in una cartella apposita che si chiama, nel mio caso mi trovo bene, con processi, perché so lì che ci va poi tutti i file intermedi di spazzatura, e mentre i file finali vanno in un'altra cartella che si chiama consegna, progetto, chiamatela Pippo, Pluto, Paperino, come volete. Però abituatevi subito a lavorare con questa metodologia, in modo ordinato, perché sennò poi davvero non ne uscite più. E tenete conto che nel 90% delle volte, più il vostro progetto e processo è incasinato, più probabile è la possibilità che dopo 6 mesi il cliente a cui avete consegnato i dati vi chieda di modificare quel dato, perché vuole un'altra visualizzazione, e voi magari vi ritrovate anche con una nomenclatura dei file o dei progetti che era strade FG finale Rev 4, strade FG finale per davvero questa volta l'ultima versione 6, ok? Finché ci state lavorando sapete che quella è l'ultima versione. Se riprendete in mano il dato e il progetto dopo 6 mesi, vi assicuro che si fa prima ripartire da zero che andare a ricostruire le vostre cose, i vostri processi mentali di 6 mesi prima, almeno questo è il mio caso. Quindi siate sempre ben precisi e ordinati quando lavorate con i dati. Vi consiglio anche di farvi un file readme nella cartella del progetto, in cui magari vi annotate anche in maniera rapida, veloce, però quali sono stati i passaggi, quali sono state le analisi che avete fatto, che cosa avete usato. Soprattutto se avete trovato dei problemi che poi avete superato, scrivetevi sempre come l'avete superato quel problema, come avete risolto, come avete fatto, che barbatrucco avete applicato, perché appunto può tornarvi utili o per altri progetti, o se magari dopo 6 mesi, un anno, il cliente vi chiede una modifica, cliente o comunque per qualche motivo dovete modificare quel dato, non vi ricordate più e alla fine perdete più tempo. Come appunto vediamo qui la bellissima vignetta del buon Da Vinci, che la Mona Lisa Final Real Update Final 6. Ecco. Altra cosa, ma questa a prescindere dal GIS, non usate mai per i nomi dei dati, delle cartelle, dei percorsi, nomi che contengono spazi o caratteri strani, tipo accenti, apostrofi, virgole, eccetera, perché i computer sono stupidi, fanno esattamente quello che voi gli dite di fare, però per noi è lo stesso dire che Sant'Orsola, scritto Santa apostrofo Orsola, è una parola unica, o Sant spazio Orsola è una parola unica, è lo stesso posto. Per il computer, Sant'Orsola scritto tutto attaccato, Santa apostrofo Orsola e Sant spazio Orsola sono 3 cose diverse. Quindi, mi raccomando, evitate sempre nei nomi dei percorsi, delle cartelle, dei file, di mettere spazi e di caratteri speciali.
piuttosto usate gli underscore o usate la snack key, quindi maiuscole e minuscole, ok? Se proprio dovete, però mai spazi. Ve lo dico perché poi è una buona pratica che vi aiuta molto poi in futuro. Bene, detto questo, apriamo QGIS, apro QGIS. L'interfaccia di QGIS è abbastanza semplice. Abbiamo una parte centrale, che adesso qui vediamo tutta bianca perché è come lo apriamo per la prima volta, che è il Map Canvas. Qui verranno disegnate le geometrie, si vedranno gli attributi geometrici dei nostri dati una volta che li caricheremo. Sulla sinistra, in basso, abbiamo la TOC, la Table of Content, la nostra leggenda di layer, la nostra lista di layer. Quando carichiamo un layer, lo vedremo apparire su questa finestra. Nella parte alta abbiamo il browser, quindi ci permette di navigare all'interno del nostro computer alla ricerca di dati. Qui in alto, invece, abbiamo una barra che può essere più o meno ricca di icone. Questa qui è ogni volta che aggiungo dei plugin o delle funzioni, mi compaiono qui le funzioni, i bottoni corrispondenti. Però bene o male qui tutti quanti abbiamo icone che sono assolutamente classiche e comprensibili come nuovo progetto, salva. Questi qui sono gli strumenti, la manina per il pan per spostarsi, abbiamo gli strumenti di zoom, abbiamo in questo caso che io ce l'ho qui, voi potete averle spostate perché la barra si può personalizzare, quindi possiamo spostarci i contenuti o chiuderli. Qui abbiamo gli strumenti per selezionare o deselezionare e così via. Sulla destra abbiamo invece la Processing Toolbox, quindi la toolbox per dove troviamo tutti i nostri geoprocessi. Ci serve un buffer, basta scrivere qui buffer. Io per comodità uso la versione in inglese perché ho imparato ad utilizzare GIS quando non erano ancora tradotti in italiano e quindi tante cose, nonostante faccia parte del team traduttori, non so come tradurre in italiano. In ogni caso, se voi dalla barra dei processi, anche se in italiano, cercate la funzione con nome in inglese, vi appare. E se non avete la Processing Toolbox attiva, potete andarla a prendere qui dall'alto. Processing Toolbox, vedete, da qui la posso spegnere o accendere. Se non avete proprio la barra di processing, adesso vi faccio vedere eventualmente come si aggiunge. E abbiamo pulsante progetto dove abbiamo ripetute le funzioni tipo salva, eccetera, le proprietà del progetto, e da qui poi andremo a prenderci anche le composizioni di stampa, ma ci arriviamo tra poco. E abbiamo poi vari strumenti, menu di editing, di visualizzazione, di layer, eccetera. E QGIS, quando lo installiamo, si installa la parte core, quindi le funzioni, diciamo, di base fondamentali. Noi possiamo andare ad aggiungere funzionalità attraverso dei plugins. Quindi qui in alto, vedete, abbiamo il menu plugins, possiamo entrare nella prima voce che ci permette di aprire l'interfaccia dei plugin. Abbiamo qui uno strumentino che ci permette di navigare tra tutti i plugin, quelli installati e non installati. Possiamo mettere dei settings, io di solito aggiungo anche i plugin sperimentali, e qui si possono aggiungere i repository da cui vengono scaricati i plugin. Di default comunque c'è il repository ufficiale di QGIS. Se voglio andare a vedere un plugin, vedete, non so, magari ho bisogno di fare qualcosa con l'analisi di rete, l'analisi stradali, cerco per parole chiave, se non conosco il nome del plugin che mi serve, network, allora qui abbiamo tutta una serie di plugin, di selezioni di plugin che contengono nella descrizione la parola network.
Qui abbiamo per esempio il Chinese Postman Solver, che è un algoritmo di analisi di rete abbastanza comune, problema del postino che deve consegnare le lettere in ogni via senza passare 10 volte per la stessa via. Questo è in soldoni l'algoritmo che va a implementare questo plugin. Per installarlo basta schiacciare qui in basso in installa. Abbiamo poi la lista di plugin installati. Ecco, se non avete qui la barra di processing, il processing è gestito come plugin, quindi dovete attivarlo da qua. Vedete, da qui si può attivare o disattivare il plugin. Quindi se non ce l'avete attivo, potete andarvelo a prendere da lì. E così via. Un plugin molto comodo, se non volete aggiungervi tutte le per avere delle base map, per esempio, è Quick Map Services. Questo plugin permette di installare un sistema che dal web ci permette di avere tutta una serie di base map a portata di mano, come appunto quella di OpenStreetMap e così via. Volendo, c'è anche la possibilità di importarsi tutte queste base map come XYZ tiles. A tal proposito vi rimando a una guida che potete trovare su internet su come importarvi direttamente all'interno di QGIS tutti questi link. Qui abbiamo una base map che è quella di base di OpenStreetMap. Volendo appunto possiamo spostarci, vedete che è servita tramite UMS e possiamo appunto navigare e arrivare al massimo dettaglio di OpenStreetMap, che in questo caso è molto elevato. E mi riattivo qui il processing, che mi sembra di essere nudo se non ho questa finestra a fianco, e andiamo a vedere già subito come si caricano i dati all'interno. Abbiamo qui un pulsante che si chiama Open Data Source Manager. Questo ci permette di aprire questa finestra di data source, di fonte di dati, e dobbiamo dichiarare all'inizio che tipologia di dato vogliamo caricare all'interno del nostro QGIS. Possiamo caricare un dato vettoriale, quindi qui andremo sulla finestra vettore, un dato raster, delle mesh, un CSV, oppure JPackage, o direttamente connetterci a fonti dati su database come PostgreSQL e così via. Nel nostro caso, vi faccio l'esempio con i dati che vi ho dato e che trovate nel repository sul sito, sulla mail che vi è stato mandato anche il link per accedere a questi dati. In questo caso andiamo a prendere i nostri tre puntini e andiamo a caricare, per esempio, il dato PD comuni, che sono i comuni della provincia di Padova. Vedete, come vi dicevo prima, adesso avete un ridimensionamento strano del mio schermo, purtroppo non so come risolverlo. Vedete che però PD comuni è uno shapefile, intanto, .shp, ma abbiamo anche tutta un'altra serie di dati. Vi ricordate, era quelli che vi dicevo prima. In realtà il nostro dato di comune di Padova è formato da tutti questi sottodati. I principali sono appunto l'shp, il .dpf, il .prj e l'shx. Se io devo mandarli a qualcuno, devo mandarli tutti, non posso mandargli soltanto il .shp. Nel nostro caso, per aprire il dato, basta che selezioniamo il .shp, gli diciamo apri e lo aggiungiamo. E vedete che qui mi chiede, che lo chiederà anche a voi, la trasformazione, perché il dato che vi ho passato Padova Comuni è in 3003, mentre gli avevo messo una mappa di OpenStreetMap standard
che è in 3857, un altro PSG. 3857 è l'PSG che viene utilizzato comunemente per i dati sul web. È un pseudomercatore definito da Google, Google Maps, eccetera, hanno definito questo standard, che appunto questo PSG che ci permette appunto di pubblicare i dati spaziali sul web. In questo caso vedete me l'ha attivato. Se avessi voluto un raster, tre puntini, vado a vedere nelle risorse un raster, abbiamo un TIF, che è la temperatura la temperatura della superficie della città di Padova che ho ricavato utilizzando Landsat, e vedete che ho aggiunto un dato, chiudo, un dato raster su un dato vettoriale. Vanno in ordine, se io voglio avere, vedete, posso, oh, mi dà un errore, ma penso sia di un plugin che avevo scaricato prima, non fateci caso, vedete che posso andare a spostare i miei layer nella lista, oppure posso accenderli e spegnerli. Bene, e fin qua penso sia tutto abbastanza chiaro. Qui ho però questa mappa orribile con i comuni di Padova tutti marroni, che non è proprio un bel colore. Quando carichiamo un dato, il colore assegnato, la simbologia è assolutamente casuale, quindi io ce li ho marroni, voi potreste averli verdi, blu, rossi e così via. E per cambiarlo bisogna andare a cambiare, appunto, intervenire sulla simbologia di questo layer. Ma come? Adesso ci arriviamo. Allora, nella nostra TOC abbiamo la nostra lista di layer. Se voglio andare a capire che cosa c'ho, la prima cosa che faccio quando carico un layer è di andare a vedere la tabella degli attributi. Io so, perché sono di questa zona, c'ho anche peraltro la basemap sotto che mi aiuta, so che questa è la provincia di Padova. Però, se no, come che informazioni ha? C'ho i nomi dei comuni? O che tipo di informazioni mi si porta dietro questo layer? La prima cosa che si fa quando si carica un layer è andare a vedere la tabella degli attributi, se è vettoriale. Quindi, in questo caso, selezioniamo Padova Comuni, tasto destro, qui abbiamo tutta una serie di funzioni, dallo zoom al layer, alle proprietà del layer, agli stili, alla possibilità di esportare, dopo facciamo un esempio, e anche abbiamo Open Attribute Table, apri tabelle di attributi. Se l'apriamo, vedete che ce l'abbiamo qui, una nuova finestra, e abbiamo tutti i comuni della provincia di Padova. E vediamo subito che abbiamo un campo con il codice Istat, un campo con il nome comune e la provincia. Se vado a selezionare Abano Terme, vedete che si accende anche la geometria corrispondente di Abano Terme. Ok? Viceversa, se vado a selezionare il comune di Padova, nella tabella dei tributi, adesso sarà sotto la P, vedete che si è andata a selezionare la riga corrispondente a Padova, quindi c'è una relazione biunivoca tra il record della tabella degli attributi e la rispettiva geometria qui associata. Per ogni geometria esiste un solo record della tabella degli attributi. Per ogni record della tabella degli attributi esiste una sola geometria. Noi poi possiamo, poi andremo nel dettaglio a vedere meglio queste funzioni, noi possiamo anche andare a selezionare, a filtrare la nostra degli attributi per farmi vedere, per esempio, soltanto gli elementi selezionati. Questa cosa qui è comoda, perché seleziono questi, avrò la tabella, chiuso tutto, avrò la tabella degli attributi, nella tabella di attributi visualizzato soltanto le geometrie che ho selezionato.
Per deselezionare tutto potete usare questo strumento qui all'interno della tabella degli attributi oppure addirittura questo a livello del progetto. Bene, la seconda cosa che faccio quando ho capito, ho caricato il layer, la prima è vedere quali sono i suoi dati, la seconda cosa è andare a vedere le proprietà. In questo caso le proprietà del layer mi danno le informazioni, quindi mi dice qual è il percorso a cui si trova questo link, questo dato. Ricordatevi sempre che i GIS, QGIS, ma anche ArcGIS, eccetera, quando noi apriamo un layer dentro, non è che ne stiamo facendo una copia o lo importiamo dentro il progetto, è semplicemente un link al layer. Quindi questo dato, Padova Comuni, sta puntando a questo shapefile, a questo percorso. Se io modifico questo layer, sto modificando il dato che c'è a quel determinato percorso. Se devo mandare il mio progetto, quindi con i miei layer vestiti, a un'altra persona, devo ricordarmi che oltre al progetto, quindi al file QGZ di salvataggio di QGIS, dovrò mandargli anche tutti gli shape che lo compongono. Ok? È molto importante perché sennò poi arrivano, non arrivano cose, arrivano robe a metà. E all'interno di queste finestre di informazioni abbiamo il formato shapefile, abbiamo l'encoding della tabella dei attributi che è un UTF-8 normale, ci dice la tipologia di dato, poligoni, effettivamente i comuni di Padova sono dei poligoni. Ci dice i sistemi di riferimento, 3003 Monte Mario, ci dà l'extent del geografico del nostro dato, in che formato? In metri, ok? Perché stiamo utilizzando un 3003 con formato proiettato, la cui unità di misura, come vedete sotto, è il metro. E quindi qui abbiamo le coordinate della nostra risorsa in metri. E abbiamo 104 elementi. E se andiamo su source, vedete che qui abbiamo anche la possibilità di assegnare il sistema di riferimento. Attenzione, 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 attenzione. Fermi tutti qua, perché è molto importante. Dalla funzione source, quindi fonte, e qui andiamo a gestire il sistema di riferimento, non dobbiamo mai utilizzare questa funzione per cambiare il sistema di riferimento di un layer. Se io ce l'ho in 3003 e lo voglio in QGIS 84, non è da qui che devo andare. Questa funzione mi serve solo se ricevo un dato che non ha il PRJ o che magari non è stato riconosciuto correttamente il sistema di riferimento, ma io so qual è esattamente il sistema di riferimento, da qui posso riassegnarglielo. Ok? Questa qui io la chiamo la funzione dello psicologo. Che cosa vuol dire? Arriva un dato che dice: guarda, non so più chi sono, non so più quali sono le mie coordinate, il mio sistema di riferimento, mi aiuti? Allora io, cartografo, analista GIS, indago, faccio lo psicologo, faccio una serie di domande, diciamo così, al mio layer o a chi me l'ha passato, oppure vado a ricostruire tutta una serie di passaggi per dire: ah, ok, tu sei un 3003. E allora gli assegno il 3003. Non posso fare da qui la contrapposizione che mi viene in mente è, non so se avete mai giocato Age of Empires, che c'era il sacerdote che convertiva gli omini della squadra nemica in un altro, ma possiamo chiamarlo funzione chirichetto. Io non posso dire: ah, tu sei un 3003, da oggi invece dovrai essere in VGS 84 e ti sposto da qua, perché così andate a casinarvi la vita, perché il dato a quel punto non sa più chi è, e allora avete sbagliate tutta una serie di cose poi a cascata. Quindi è importante che vi ricordiate che da qui c'è la funzione dello psicologo. Il layer non sa chi è, io investigo, faccio domande, eccetera, e gli dico: guarda che tu sei effettivamente
Monte Mario 3003. Se vogliamo esportare, cambiare, convertire il sistema di riferimento del layer, devo andare da un'altra parte. Devo esportarlo. Come si fa? Tasto destro, esporta, salva elementi come, e a questo punto devo dirgli dove deve essere salvato. Facciamo subito questa prova. Lo metto qua sul desktop, Padova 4326, facciamo così, lo salviamo e da qui gli posso assegnare il sistema di riferimento. Se non ho il 4326 in questo elenco, posso andare a cliccare su quest'icona con il cinesino e cercare per codice 4326. Ah, VGS74, perfetto, ok. Gli do l'ok e a questo punto me l'ha convertita in 4326. Se vado a vedere le proprietà, vado sulle informazioni, vedete che ho un altro layer, quindi ho duplicato l'informazione, è a questo percorso, è sempre un poligono in UTF-8 formato shapefile, ma il CRS, il sistema di riferimento, vedete che è in geografico 4326 VG74 e l'unità di misura è il grado. E vedete che anche qui la sua estensione spaziale non è più in metri come prima, ma è in gradi. Passatemi questo esempio eretico che magari ho fatto tra psicologo e chierichetto, ma è proprio questo il concetto. In un caso noi convertiamo un dato, gli diciamo tu sei Mario, da domani sei Giuseppe. Questa è conversione. Se invece Mario arriva dicendo non mi ricordo più chi sono, io lo aiuto a capire che lui è Mario. Scusate questa digressione, ma è molto importante capire, perché poi uno va a cambiarmi il sistema di riferimento dalla source e il dato non è più valido. Abbiamo poi la finestra simbologia e qui apriamo tutto un altro capitolo di simbologia. Di default un vettore viene caricato con una simbologia per simbolo unico, ovvero tutto il layer è colorato, vestito alla stessa maniera. Mi può andare bene, posso andare invece che questo grigetto a metterci un altro colore tipo il rosso, scusate mi si è aperto in un'altra finestra. Il colore, eccolo qua, vedete, posso mettergli questo rosso, se lo applico, il mio layer è vestito di rosso, però tutte le geometrie e tutti i miei comuni di Padova sono vestiti allo stesso modo. Se voglio cambiare colore in funzione del nome del comune, sempre proprietà, simbologia, invece che simbolo singolo, lo faremo categorizzato. Categorizzato, dobbiamo dirgli per quale valore deve essere categorizzato. In questo caso devo andare a chiamarmi il campo della tabella degli attributi, che è il nome comune, l'avevamo visto prima. In questo caso nome comune, simbologia ci va bene quella di default, colori casuali, classifichiamo e applichiamo. In questo caso vedete che adesso avrò un colore diverso per ogni comune della città di Padova, della provincia di Padova. Altre cose, poi ci fermiamo per un po' di domande. Abbiamo poi nelle proprietà del layer la possibilità di mettere delle etichette, i labels. In questo caso anche qui dobbiamo dirgli per che campo contiene l'informazione che voglio mostrare, che può essere il nome del comune, il numero di popolazione residente, se ce l'abbiamo nel campo e così via. In questo caso nome comune e qui abbiamo tutte poi le possibilità di formattazione del testo. Possiamo scegliere il font, possiamo scegliere la spaziatura tra le lettere, se vogliamo avere un buffer attorno al testo, una maschera, un background, un'ombra, i callouts che non sono altro che le linee che uniscono la label, l'etichetta, la sua geometria, quali sono le regole di posizionamento e così via. In questo caso lascio tutto di default e vediamo che ho un casino, ma vedete che ho i nomi dei comuni, Padova, Vigonza, Campo San Piero, Rubano e così via.
Sempre le proprietà del layer, possiamo appunto mascherare i simboli, possiamo impostare una vista in 3D, sono cose un po' avanzate che non toccheremo oggi. Qui abbiamo la possibilità di vedere i campi della tabella di attributi, quindi vediamo che abbiamo il nome comune, che è un campo stringa, e tutte le varie proprietà. Abbiamo la possibilità di fare dei join, che adesso tra pochissimi vedremo come si fanno. Possiamo impostare delle azioni, tipo clicco sulla geometria di Padova e mi si apre in automatico una finestra del mio browser con Wikipedia, la voce Padova, e così via. O clicco, mi si apre una fotografia. Abbiamo la possibilità di sistemare un po' la leggenda e abbiamo poi le impostazioni di QGIS Server se vogliamo pubblicare poi questi dati sul web. Ma questa cosa qui è argomento della magari di WebGIS from zero to hero, e dopodiché c'è uno specifico su QGIS Server più avanti. Quindi qui abbiamo tutte le proprietà del nostro layer. Bene, direi che abbiamo toccato molti argomenti, facciamo un attimo di pausa per le domande. Ricompaio, Fede. Allora, ci sono state un paio di domande, più che altro su come era stata ottenuta la mappa di OpenStreetMap, ma Stefano ha risposto, ha fatto vedere... insomma, ha segnato i passaggi in chat, se vuoi farglielo un attimo vedere tu di nuovo. Sì, allora, ci sono vari modi. In realtà OpenStreetMap la troviamo di default già dal browser. Intanto la tolgo, così qua. Io qui ho un errore che penso di aver toccato qualcosa prima, ma non fateci caso. Allora, OpenStreetMap ce l'abbiamo di default nel browser, XYZ Tiles OpenStreetMap, basta cliccarci due volte sopra e l'aggiunge in automatico la mappa. Se no, per avere altre base map, possiamo andare ad aggiungere altri XYZ Tiles. Ci sono vari tutorial su internet, sul blog di Salvatore Fiandaca, Pi Greco Infinito, c'è proprio una guida che ti permette di aggiungere tutte le base map via Python qui, oppure tramite plugin. Andiamo a selezionare il plugin Quick Map Services, lo installiamo e poi lo troviamo sotto Web, Quick Map Services e tutta la lista. Di base ci sono meno elementi. Bisogna andare su Settings del plugin, vediamo dove me l'ha aperto ovviamente in un'altra finestra, eccolo qui, e possiamo andare in... se sono... eccolo qui, nella finestra More Services, e cliccare su Get Contributed Pack. Questo che cosa fa? Scarica tutte le base map. Attenzione, perché questo? Di default ci vengono date le base map con licenza libera. Ok? Noi però possiamo anche caricarci nel nostro progetto delle base map di Google. Però attenzione, non è che possiamo usarle come vogliamo quelle. Però, dal punto di vista... personale, per i nostri intenti di corso, invece possiamo utilizzarle per vederlo. E allora ci mettiamo qui Quick Map Services Google, e allora ci mettiamo il Google Satellite, e qui abbiamo a livello di scarica a livello mondiale la mappa di Google. Ok. Penso di aver risposto. Sì, perfetto. Poi c'è stata una domanda su una traduzione di come si traduceva il comando source nella versione italiana, e Stefano ha già risposto che l'ha tradotto come sorgente. Sorgente, ok. Sì, e poi invece c'è una curiosità di Francesco che lo incuriosisce il Risk Map Tool che vede nei tuoi strumenti di processing, che non c'è tra i plugin, allora no, chiedeva da dove scaricare. No, non c'è, è un progetto su cui sto lavorando, da un paio d'anni, spero che sarà possibile metterlo a disposizione a breve, però questo è tutto quello che posso dire purtroppo in questa fase.
motivo in più per, insomma, per seguire anche gli sviluppi di QGIS e dei plugin che ruotano attorno al mondo di QGIS. C'è un'altra domanda di Carlo che chiede come cambiare la lingua in QGIS. Oh, come scambiare la lingua in QGIS? Bisogna andare su settings, impostazioni, opzioni. Queste sono le opzioni generali di QGIS e qui abbiamo generale, eccolo qui, user interface, adesso io ce l'ho in inglese, lo posso mettere in italiano, ci do ok, lui adesso me lo tiene in, ovviamente in inglese, però dal riavvio, anzi lo faccio, riavvio e un secondo che si sta riavviando il computer, l'interfaccia dovrebbe essere in italiano. Spero di ricordarmi i nomi in italiano. Eccolo qua. Vedete che adesso abbiamo, abbiamo l'interfaccia di QGIS in italiano, strumenti di processing, layer, alcuni nomi sono ovviamente stati mantenuti. Come vi dicevo prima, se io cerco buffer, buffer intersection in inglese, vedete che comunque mi si seleziona la funzione intersezione in italiano, che è la sua tradotta. Quindi alla fine possiamo utilizzare anche l'interfaccia in italiano e fare le ricerche all'interno dell'interfaccia in inglese, delle funzioni in inglese che funzionano uguale. Ok, grazie. Ci sono poi ancora due domande, poi direi che ti lasciamo riprendere quello che ci stavi proponendo. Allora, la prima domanda è di Silvia, che dice vorrei mettere le etichette solo ad un gruppo di comuni selezionati. Devo metterle uno a uno? No, ti faccio vedere come si può come si può fare. Un secondo che mi sono... avendolo chiuso non l'avevo salvato, quindi lo devo ricaricare. Allora, Padova Comuni, arrivo qua, aggiungi, chiudi, ok. Allora, in realtà possiamo mettere delle etichette per espressione. La cosa più facile, proprio a prova di scimmia, è duplicare il layer, tasto destro, duplica layer. Vedete che abbiamo, aspetta che invece che marrone questo qui lo metto questo rosso, vedete ho duplicato il layer, attenzione, l'ho duplicato nel progetto, questa è una cosa che in realtà mi è utile anche per introdurre questo, il layer di base è sempre lo stesso, non ho duplicato lo shapefile nel mio computer, ne ho semplicemente duplicato la visualizzazione all'interno del mio progetto. Se io vado a vedere le proprietà di questo nella sorgente delle informazioni, vedete che il primo rosso mi dice che è risorse shapefile pd comuni shp. Se vado a vedere le informazioni del secondo layer, vedete che il percorso e il file a cui punta è esattamente lo stesso. Quindi se io modifico uno, modifico anche l'altro. Se io faccio questo esempio, metto in editing Padova e cancello, o anzi faccio prima, aggiungo un elemento qua, poi faccio vedere come si fa, che chiamerò Gianolistan, ok, il nuovo comune in provincia di Padova, che ho aggiunto nel layer marrone. Una volta che salvo l'elemento, mi dovrebbe comparire anche dall'altra parte, perché non lo fa. Ah, eccolo qua, c'è avuto un attimo di pensiero, ma vedete che l'avevo aggiunto su quello marrone e mi è comparso anche in quello rosso. Viceversa, se vado a eliminare questa geometria, dal layer rosso scompare anche dal layer marrone. E adesso vengo a rispondere anche alla tua domanda, sai, non mi sono dimenticato, semplicemente ho perso qui una cosa. Ah, eccolo qua.
seleziono questo, elimino la geometria, salvo, poi con l'editing e adesso scompare anche da quello marrone. Come abbiamo visto, ci vuole un attimo di tempo che faccia il refresh. A tal proposito, eccolo qui, è scomparso. Per far vedere soltanto le etichette, io posso andare, per esempio, a fare un filtro. Se voglio far vedere soltanto le etichette del comune di Padova, un filtro di visualizzazione sul layer, nome comune uguale Padova, in questo caso, o like Padova, se gli do ok, vedete che adesso del layer rosso è filtrato soltanto sul layer Padova. Se io qui metto tra le proprietà le etichette, mostra etichette, etichette singole, nome comune, applico, avrò soltanto il comune di Padova. Questo è un esempio in modo più veloce, più stupido per farlo. Poi ci sono in realtà modi più complessi per cui possiamo aggiungere le etichette in funzione di espressioni nel calcolatore di campi, che allora è un po' più complesso. Però questo qui è il modo più veloce. E a tal proposito mi torna anche comodo, perché questa cosa qui vi ha introdotto già una cosa che volevo farvi vedere più avanti, ovvero sempre tasto destro sul layer possiamo anche permetterci di fare dei filtri. I filtri sono di visualizzazione, quindi non vado a modificare il layer in origine, non è che cancello gli altri dati, semplicemente li nascondo. Li nascondo in funzione di un elemento della loro tabella di attributi. Quindi, adesso puliamo, vedete pulito ed è ritornato il mio elenco di comuni della provincia di Padova, e qui posso andare appunto a filtrarli e a fare dei filtri di visualizzazione in funzione dei loro attributi. Nel nostro caso, nome comune, potevo dire like, e qui abbiamo il campione, ci fa un sort dei primi 25, mi pare, layer comuni in ordine alfabetico, oppure potevo chiedere di caricarmi tutti i comuni, tutti i campi del nome comune, elimina Mestrino, Gazzignano Terme, eccetera, li abbiamo tutti i comuni della provincia di Padova, e potevo dire like Abano Terme. Questa qui è una query, un'interrogazione fatta con un filtro SQL. L'SQL è un linguaggio che ci permette di andare ad interrogare i database, quindi ci permette di fare un linguaggio di interrogazione dei nostri dati, perché sono delle tabelle, quindi noi questo linguaggio lo possiamo usare su qualsiasi database. Okay? Magari ci sono dei dialetti diversi, come per esempio nel nostro caso di QGIS, il nome del campo, nome comune, deve essere tra doppi apici, mentre il contenuto del campo, sempre formato stringa, è tra singolo apice. Oppure, se volevo una popolazione, potevo mettere tutti i comuni, se avessi avuto il campo popolazione, potevo mettere, dimostrarmi, di farmi un filtro con tutti i comuni che hanno più di 20.000 abitanti, o 1 milione di abitanti, e così via. Quindi noi possiamo utilizzare questo strumento di SQL per filtrare i nostri dati. A tal proposito, nelle slide che vi ho lasciato, c'è proprio tutta una parte dedicata alle espressioni e anche a questi filtri base in SQL. Il primo, così me lo copio e me lo incollo, molto facile, mi dice fammi vedere tutti i nomi dei comuni che contengono, che iniziano per PA. Il percentuale è tutto quello che viene dopo non mi interessa, fammi vedere soltanto quelli che iniziano per PA. Possiamo fare un test, mi restituisce una sola riga perché a PA c'è solo Padova.
però tutti quelli che iniziano con la P, tutti quelli che iniziano per la P, vediamo, dovrebbe essercene più di qualcuno, test 11 righe, ok, effettivamente vediamo che Piombino Dese, Piazzola sul Brenta, Ponso, Piacenza d'Adige, Pozzonovo, eccetera, sono tutti comuni che iniziano con quella determinata lettera. Qui nel, abbiamo poco tempo, quindi vado veloce su questa cosa, ma è abbastanza facile, sulle slide avete davvero spiegato tutto. Qui, tasto destro, filtro, e abbiamo il layer filtrato. Qui abbiamo, peraltro, che per farci capire che il layer è filtrato, vedete che c'è un imbuto. Questa, peraltro, è una funzione che è stata finanziata da ARPA Piemonte, proprio per che ha finanziato lo sviluppo di questa, di questa iconcina, per far capire che il comune qui era, che, scusate, comune, che il layer era filtrato, che è filtrato. Per togliere il filtro, tasto destro filtro, pulisci, ok, e ci siamo. E... ti chiedo, Fede, ancora due, sì, due cose che ci sono, sono sorte due domande. Una era ancora residua da prima. Irene chiedeva come è possibile cambiare l'ordine di visualizzazione delle colonne dell'attribute table. E... allora, cioè avere il codice istat, nome comune prima, eccetera. Sì, credo la domanda fosse proprio quella. Se... sugli shapefile non si può, bisogna usare il comando di processing che si chiama refactor, si chiama field refactor, riorganizza tabelle, riorganizza riorganizzazione campi. C'è questo, c'è questo tool che ci permette di andare a modificare, vediamo, ve lo apro. I campi possiamo anche cambiare da testo a, a numero e così via, e possiamo anche con questi strumenti andare a, a, appunto, a spostare il campo dove, dove vogliamo. Una volta che facciamo eseguire proprio questo strumento, ci va a creare un nuovo layer, quindi ci duplica una nuova informazione con il campo modificato, con la tabella di attributi modificata. Non so se faccio una prova, perché non è una cosa che mi capita molto spesso, se modulo attributi, no, non... ti dice file no, perché sai, no, che il campi, DBF... eccolo qua, sì, no, non, non mi permette di... No, il DBF ha questo problema. Ok, ancora una cosa velocissima. Marco chiedeva se si potrebbe mostrare in diretta come scaricare un dato, ad esempio il confine nazionale e confini regionali, dal geoportale nazionale, oppure credo che sia più semplice far vedere come è possibile collegarsi al dato sul server remoto, credo intende i servizi WMS e così via. Credo, è una mia supposizione. Come poter importare allora, il dato tra WMS. Allora, WMS, geoportale nazionale, vediamo... servizio UMS, cos'è un servizio di consultazione? Sì, faccio vedere, poi andare a capire cos'è UMS, c'è un workshop apposito più avanti, quindi se no, davvero, come dicevo prima, la materia è abbastanza infinita. Vabbè, vado a prendere la battimetria dei mari, ok, copia URL dal nostro browser, WMS, tasto destro, nuova connessione, nome, battimetria, inseriamo l'URL che ci siamo appena caricati, qui non c'è nessun tipo di autenticazione, mi pare, se gli do l'ok, adesso ce l'ho tra i servizi, lo trovo qui, battimetria dei mari, doppio clic e abbiamo la carta batimetrica dei mari. Questo è un WMS, se no per scaricare dati, ma vediamo l'Italia, io mi trovo bene, per esempio, per questi dati
i confini amministrativi, o usiamo i NATS della Commissione Europea, oppure possiamo anche andare a vedere se dobbiamo poi, anzi, andare a prenderli, a collegarli con variabili censuari ISTAT. Se andiamo a cercare basi territoriali ISTAT su Google, ci si apre questa pagina dove qui abbiamo i vari a disposizione abbiamo i vari confini che vengono utilizzati dall'ISTAT, quindi poi qui ci si scarica in zip e via. Oppure se no ci sono le varie EDT, quindi EDT Veneto, che sono le infrastrutture dati territoriali, chiamate anche geoportali della regione Veneto. Questo per esempio è quello che conosco un po' di più, possiamo andare appunto a scaricarli direttamente dai download. Quindi possiamo scegliere il sistema, il tipo di dato e così via. E poi ce li, per esempio, vogliamo informazioni territoriali di base, andiamo a selezionare le limiti amministrativi, cerchiamo, eccolo qua, limiti amministrativi della regione Veneto, e ce li possiamo scaricare. Ecco, questo in soldoni penso di aver risposto. Poi se non era questa la domanda, la risposta alla domanda... No, credo fosse proprio quella, perché appunto Marco diceva, annuiva da un punto di vista formale, diceva okay. Grazie mille, perfetto, quindi era direi assolutamente quella. Ancora una brevissima, poi davvero ti lasciamo andare avanti perché ne stiamo abusando della tua disponibilità. C'è una domanda sulla questione dei sistemi di riferimento. Mi impegno assieme a Stefano Campus e a Federico a organizzare un webinar apposito su questo, sulla gestione dei sistemi di riferimento, come si fa, come si effettua la conversione e poi la loro il loro utilizzo all'interno di software GIS. Non chiederei a Federico di affrontarlo in questa parte restante, perché meriterebbe davvero un mondo a parte. Quindi sì. Su questo mi impegno però a organizzare, a fare in modo che insomma ci sia un evento dedicato sulla gestione dei sistemi di riferimento e l'utilizzo e soprattutto la trasformazione dei sistemi di riferimento. Sì. E c'è ancora una domanda al volo che era su come si può creare un layer da zero. Lo vediamo tra un attimo. Perfetto. Tra un attimo vediamo se riusciamo. Immaginavo, l'ho già proposto. Sì, okay. Allora abbiamo circa un'ora davanti ancora, corretto? Sì, corretto. Poco meno, dai, dovrei riuscirci. Una cosa, prima ovviamente abbiamo delle informazioni a proposito di sistemi di riferimento, ovvero che adesso io sto visualizzando i miei comuni in 3003 e vedete che in basso sulla destra nel mio QGIS c'ho il sistema di riferimento del progetto. Questo qui cosa è? Un'impostazione che fa che cosa? Se io carico all'interno del mio progetto un dato con un sistema di riferimento diverso dal 3003, lui fa una riproiezione al volo e me lo fa vedere correttamente. State attenti che quando andiamo a fare poi delle analisi dei geoprocessi sui dati che hanno sistemi di riferimento diversi, spesso non funziona, abbiamo dei risultati strampalati o proprio abbiamo come risultato nullo. Cerchiamo di capire perché, in realtà è perché i dati hanno due sistemi di riferimento diversi e quindi non riescono a fare il match spaziale. Quindi quando poi andremo a fare delle analisi, ricordatevi sempre di controllare che il sistema di riferimento sia lo stesso per i dati che dovete interrogare. Bene. Qui abbiamo i nostri comuni, qui possiamo appunto rimuovere il layer così abbiamo un progetto più pulito. E cosa volevamo fare? Allora, abbiamo visto come si carica il layer, abbiamo visto come si apre la tabella di attributi, quindi apri tabella di attributi, abbiamo visto che i record sono legati alle geometrie e viceversa.
Abbiamo visto che possiamo andare a fare dei filtri di visualizzazione sul layer con, la, con il filtro. Abbiamo visto come si, si può mettere, cambiare la simbologia, tasto destro, metà simbologia, simbolo singolo a categorizzato. Abbiamo poi la possibilità di vestire i dati in modo graduato, con una gradazione. Che cosa vuol dire? Ho dei dati numerici, quindi numero di popolazione, numero di dati COVID, eccetera, posso andare a definire delle classi, quindi i miei poligoni saranno colorati in funzione della classe in cui ricadono. Qui faccio un, apro una parentesi che sarà molto incisiva. Io ho passato lo scorso lockdown a scrivere ai giornali. Non sono un mitomane, non vi preoccupate. Ma perché? Perché hanno buttato fuori una serie di cartografie che non avevano alcun senso. Ovvero, ricordatevi sempre che dobbiamo normalizzare i dati che pubblichiamo. Non possiamo pubblicare, nel nostro caso, i numeri assoluti di casi di COVID per il comune, perché non ha nessun tipo di senso. Dobbiamo normalizzare quel dato o in funzione di, dell'estensione del comune, quindi abbiamo un numero di casi per chilometro quadrato, metti, o in funzione della popolazione totale, perché se no andiamo a mentire con le mappe. Con le mappe possiamo appunto dire delle grandissime bugie, anche non volendolo. Però dobbiamo stare molto attenti. C'è un seminario, workshop ad hoc su, su questo. C'è anche un libro bellissimo di Mormonier, di Marc Mormonier, un geografo che ha scritto un testo che è How to Lie with Map, come mentire con le mappe, in cui appunto porta tutti i casi di questo tipo di mappe che per inesperienza, perché uno non ci pensa, eccetera, o anche per, come si dice, per volontà, raccontano delle, delle informazioni sbagliate. A tal proposito, comunque, c'è un incontro dedicato e appunto anche nelle slide trovate, trovate queste, queste cose, queste indicazioni, queste, queste norme. Volendo, se non sapete come normalizzare i dati o per fare delle mappe cropletiche, c'è anche questo bellissimo sito, una sandbox, che ti permette di vedere cosa succede quando cambi i parametri di classificazione. Ma questo magari lo vediamo tra un po'. E quindi dicevo che possiamo cambiare tipo di simbologia. Parentesi, soltanto un giornale mi ha risposto mandandomi a quel paese, però vabbè, questo era il corollario dell'aneddoto di prima. Categorizzato, stavo dicendo, è la simbologia che ci permette di classificare le nostre geometrie in funzione di un campo della tabella di attributi, e qui abbiamo la nostra mappa. Se io volessi estendere la tabella di attributi, come si fa? Cioè, io vorrei che ci fosse anche il, per esempio, il dato sulla popolazione. Non ce l'ho. Come si fa? Bisogna andare a cercarlo, magari dall'Istat o da altri siti che mettono a disposizione queste variabili censurarie, e dobbiamo aggiungerlo. Nel nostro caso vi ho fornito all'interno del, della cartella una tabella, scarica sempre in questo caso da Bettore, risorse, tabelle, abitanti comuni Padova XLS, quindi un semplicissimo foglio di calcolo Excel che ha i che posso aprire, vedete si è aggiunto alla mia TOC, alla mia leggenda con abitanti comuni di Padova, tasto destro, apri tabelle di attributi e vedete che ho codice comune maschi e femmine. Benissimo,
Adesso ce l'ho su questa tabella, però com'è che faccio ad associarli? Perché vedete, non è se io spendo qui i comuni, non vedo questo dato, non c'è la componente spaziale, c'è soltanto il dato tabulare. Devo andare ad aggiungerlo con un join. Un join tabellare è un'unione, uno a uno, tra un elemento della mia tabella degli attributi, dei, in questo caso dei comuni, del dato che ha anche la componente geometrica, a un dato della tabella. Per poter fare questa operazione è necessario che le due tabelle che devo unire abbiano un campo in comune. Un campo in comune univoco. Cosa vuol dire? In questo caso abbiamo il codice ISTAT, abbiamo visto che c'era un altro codice comune, l'altro codice ISTAT, abbiamo un campo in comune. Non è importante che campi, quindi il nome della colonna, si chiami nello stesso modo. Uno può chiamarsi Pippo, l'altro Pluto. L'importante è che il contenuto dei miei record in quella colonna abbia un corrispettivo dall'altra parte. Quindi, come si fa? Tasto destro sui comuni, sul layer che ha le geometrie, andiamo sulle proprietà e dalla simbologia andiamo al join, all'unione. Abbiamo qui il simbolo della farmacia, il più verde, e in automatico ci propone già il layer a cui bisogna unirlo. Grazie, ci sono due layer, su se stesso non si unisce per forza sull'altro. Quindi qui si seleziona il foglio con la tabella, con i dati che voglio unire, e devo andare a dire qual è il campo d'unione. In questo caso, codice comune. Vedete, formato numerico, codice comune. Campo di destinazione, codice ISTAT, ce l'abbiamo sia in numerico che in formato stringa, dovrebbe funzionare uguale, ma è meglio dire numeri con numeri. Ok, quest'unione avviene soltanto in modo virtuale, quindi non è che queste due tabelle sono unite poi in maniera permanente, sono unite soltanto all'interno del mio progetto QGIS. Posso scegliere i campi da unire, quindi magari non mi interessa avere di nuovo il codice comune, ma voglio avere solo maschi e femmine, che sono popolazione maschile e popolazione femminile. Prefisso il nome del campo personalizzato, questo di solito io lo cancello e metto, nel caso del join, una J maiuscola e un underscore. In questo modo so che quei campi sono uniti in maniera virtuale da join. Se gli do l'ok, applico e do di nuovo ok. Se adesso vado ad aprire la tabella di attributi delle mie geometrie, vedete che abbiamo aggiunto due campi, J maschi e J femmine. Perfetto. In questo caso ho esteso il mio shapefile con altri campi. Se voglio rendere permanente questa unione, posso fare tasto destro, esporta, salva elementi come, e esporto questo shapefile in un nuovo shapefile che conterrà anche i valori uniti. A questo punto, se io voglio avere la popolazione totale, cosa posso fare? Posso andare a crearmi un nuovo campo con la somma dei precedenti due. Come si fa? Si apre la tabella di attributi, qui ci sono tutta una serie di strumenti, tra cui anche un abaco, che è il calcolatore di campi. Mi si apre questa finestra che mi permette di aggiornare un campo esistente, di crearne uno nuovo, di crearne uno virtuale. In questo caso voglio creare un campo nuovo alla mia tabella di attributi. Voglio che si chiami come popolazione totale, tipo numero intero, 64 bit, decimale, testo, data. Vabbè, ovviamente la popolazione è difficile che sia 20 persone e mezzo. Ok, quindi diciamo che un numero intero mi va più che bene, lunghezza 10 va benissimo. Bene, a questo punto, in questa parte, ho impostato il tipo di campo che voglio in uscita, e qui dentro che cosa devo mettergli? Devo dirgli di andarsi a prendere i dati da J maschi e J femmine. Come si fa? Si va sulla destra,
campi e valori, vedete che qui ho G maschi e G femmine. Se faccio doppio clic su G maschi, mi si importa qui sotto, in questo caso la popolazione totale sarà più, quindi inserisco più chi? J femmine. Il risultato che mi aspetto è la somma della popolazione maschile e della popolazione femminile. Se gli do ok, a questo punto vedete che ho un nuovo campo che è popolazione totale, che è la somma dei campi precedenti. Perfetto. Ci sono dubbi, domande e perplessità fino qua? Sì, Fede, ci sono due domande. La prima arriva da Antonio, che chiede il numero di join che è possibile eseguire è limitato? Cioè, all'interno della stessa... Cioè, posso fare più join? No, posso farne uno solo per layer. Però se ho bisogno, posso... generarmi uno shapefile nuovo e andare a farne di più. Credo di no, sai, Fede, credo che ne possa fare almeno due. Due? Perché almeno te lo dico io, perché non lo sapevo fare altrimenti, se devo fare join fra tre, faccio prima il join fra due e poi con quello risultante lo faccio con un altro. Ah, ok, probabilmente qui loro non me lo dà perché effettivamente ho solo una tabella associata. Esattamente, non hai layer sufficienti per creare nuovi layer. Okay. Nuovi. E poi c'è ancora una domanda invece di Edoardo che chiede che tipologia di ETL possono essere associate con il join, ad esempio i CSV, l'XLS, no, l'XLSX è possibile anche? Sì, sì, questo che ho appena caricato dovrebbe essere un XLSX, comunque sia Excel, o se non questo comunque si fa normalmente con Excel o CSV. Quando fate un join, vediamo qui dovrei avere una slide apposta, ricordatevi sempre questo mantra. Fatevi delle domande. I dati che voglio unire hanno un campo in comune? Quindi nel nostro caso avevamo il campo codice ISTAT. Ricordatevi sempre che fare un'unione su un campo stringa come il nome del comune non è mai una buona idea. Non è mai una buona idea perché, come vedete in questo esempio, Padova e Padova si associano perché sono scritti uguali. Sant'Orsola è scritta in un modo in una tabella e S.Orsola nell'altra. Per il computer sono due cose diverse. Cioè, Sant'Orsola deve essere scritta esattamente nello stesso modo. Caldè, ridente località sul Lago Maggiore, può essere scritta con la E accentata o con la E con l'apostrofo. Per noi che leggiamo sono la stessa cosa. Per i computer no. Quindi ricordatevi sempre che fare un join sul nome non è mai una buona idea. Il nome del campo, quindi il nome della colonna può essere diverso, in questo caso vedete Naz, Cotti, Pippo, Pluto, Paperino, non è importante, l'importante è che il contenuto al suo interno sia univoco e possiamo anche fare dei join tra tabelle anche senza geometria all'interno del nostro software. Ok, ci sono altre domande? Perfetto. Ancora una velocissima e poi direi di lasciarti continuare. Gianmarco invece chiede se si può inserire una colorazione a gradiente in base al dato. Sì. Scusami Fede, dico solo ultime due cose sì. Sui join. La prima è che puoi fare un join fra due tabelle e due vettori, quindi fra due shapefile. Quindi non è detto che il join debba essere fra un vettore e una tabella come un CSV, una tabella di testo. Lo puoi fare anche fra due vettori. La seconda è questa. Siccome purtroppo, ahimè, siamo ancora tutti, anche io lo dico sinceramente, abituati a usare lo shapefile è un grosso problema, cioè che per quanto riguarda il nome del campo, sei limitato a 8 caratteri. Ciò significa che quando fai un join,
si creano dei campi virtuali appesi, diciamo, per cui la tua tabella del campo principale, del layer principale, ti troverà al fondo tutti i dati appesi, e siccome sono dei campi virtuali, li vedi belli rinominati, tranquilli. Se tu vuoi mantenere fisso, quindi come dire, congelare, rendere definitivo quel join, bisogna che quel campo, quel layer venga salvato, e quindi fai salva col nome e te lo esporti, con il risultato che i campi che erano stati appesi avranno il prefisso del layer o della tabella che da cui derivano, e non si capisce più niente. Quindi mi raccomando, questo per sintetizzare, occhio a trattarvi, quando usate solo shapefile, una piccola tabellina di ricordarvi di come si chiamano i campi, per poi utilizzare eventualmente quel modulo di processing che si chiama riorganizza campi. Se invece non usate gli shapefile, ma usate dei database come JPackage, Spatialite o Postgres, allora il problema non si pone, perché lì la lunghezza del nome del campo è quanto vuoi. Come si rinomina un campo? L'abbiamo visto prima, l'ha fatto vedere. Non si può, se uno shapefile non si può rinominare, bisogna creare un nuovo file, una nuova tabella che deriva da questa, con quel modulo che si chiama riorganizzazione campo. Se invece sono dei database, quindi un JPackage, eccetera, dalle proprietà, mi sembra, o dalle proprietà oppure dalla tabella database, comunque si può fare direttamente. Un shapefile no. Scusami Fede, vai. No, grazie mille delle integrazioni. Stile graduato, sì, cioè adesso non è proprio mamma sua, ma possiamo fare la simbologia per tipo graduato. Adesso un valore sulla popolazione totale, avevo detto prima che non bisogna usare numeri assoluti, quindi questo è un errore che andiamo a produrre, ma ci torna comodo. Classifichiamo, qui possiamo scegliere il tipo di classificazione sulla deviazione standard, intervallo uguale, pretty breaks o conteggio uguale, quantile. Possiamo scegliere il numero di classi in cui dividere la nostra base di dati, e la applichiamo e vediamo se ovviamente le città con più abitanti hanno un colore più acceso, e così via. Perfetto Fede, grazie mille. Okay. Non vedo altre domande, quindi riprendi pure. Okay. Grazie. Bene. E riporto questa cosa a una simbologia categorizzata, non per la popolazione totale, perché se non mi crea un campo per ogni comune di popolazione, ma per nome comune. Classifichiamo. Vabbè, qui ho usato una scala di colore. Vabbè. Qui è una scala di rosso diversa per ogni nome comune. Allora, la cosa che volevo farvi vedere in quest'ultima mezz'ora sono due cose di processing e poi di mappa. Allora, mi vado a caricare altri due vettori. Quindi dalle mie risorse shapefile vado a caricarmi le case in vendita, vediamo il dato che si chiama tram e le mie unità urbane di Padova, le apro, aggiungo. Ok, chiudiamo. Bene. In questo caso vedete che ho aggiunto le unità urbane che sono i sottoquartieri della città, la linea del tram, vedete qui, posso andare alla simbologia facendo più clic sul layer in cui do una simbologia al tram tipo railway, e questo layer qui che sono le case in vendita. Perché io ho deciso di comprare casa a Padova. Ho scaricato una serie di posizioni delle mie case in vendita e voglio fare un'analisi, ovvero io so che voglio che la mia casa
sia a 500 metri da una fermata del tram, al massimo, così posso usare il tram per muovermi all'interno della città. E in questo caso devo andare a fare tutta una serie di selezioni. Altra cosa, io sono un po' rompiscatole e vorrei abitare in prossimità del centro storico di Padova. Allora, possiamo fare tutta una serie di selezioni sui nostri dati. Possiamo fare una selezione per posizione, quindi per esempio io posso selezionarmi tutte le case a 200 metri dal tram, 500 metri dal tram, o tutte le case che ricadono in un quartiere specifico della città. Oppure posso andare a fare una selezione per attributo. Quindi noi i dati spaziali, vettoriali, li possiamo andare ad interrogare selezionandoli in due modi. Il primo è in funzione di un loro attributo, quindi l'abbiamo fatto prima sui comuni di Padova. Io voglio selezionare, anche qui c'è uno strumento selezione che non avevo accennato, ma volendo si può fare anche da qui, lo strumento selezione, perché si è ridimensionato tutto. Eccoci qua. Voglio selezionare un comune in funzione di un suo attributo, quindi il popolazione totale maggiore, il simbolo qui, vedete che posso prendere dei campioni maggiore di 10.870, seleziona elementi, vedete qui in alto ciò, elementi tali 105, selezionati 20. Se vado a vedere in giallo, adesso ho selezionato tutti quei comuni che avevano più di 10.800 abitanti. Ok? E questo è un caso, poteva essere tutti i comuni che iniziano con la lettera Q, tutti i comuni in cui ho una determinata variabile. Oltre alla selezione per attributo esiste anche la selezione per posizione, ovvero possiamo selezionare degli elementi in funzione alla posizione di altri. Ricordatevi la legge di Tobler, che è un grandissimo cartografo, geografo americano, che dice che tutti gli elementi sono in relazione tra di loro, ma gli elementi più vicini tra loro sono più in relazione. Questa qui è poi una cosa molto interessante per tutta la parte di analisi di rete. Tobler è uno dei più grandi geografi, secondo me, viventi. Però questo si apre tutto un altro dibattito. Stavamo dicendo che possiamo selezionare gli elementi in relazione di un altro. Ovvero, io voglio abitare proprio nel centro di Padova, che è questo, ve lo dico subito, è questa geometria qua, dove ci sono le piazze. Vedete, l'ho selezionato con lo strumento selezione. Voglio selezionare anche tutti i punti che ricadono dentro, perché voglio contare quante case in vendita ci sono in questo momento all'interno del centro delle piazze di Padova. Come si fa? Possiamo andare a selezionare la nostra unità urbana che ci interessa. Dopodiché, in alto su vettore, abbiamo la possibilità, abbiamo tutta una serie di scorciatoie agli strumenti di analisi, e possiamo andare a utilizzare strumenti di ricerca, selezione per posizione, eccola qua, select by location. Mi si apre questa finestra che mi dice seleziona elementi da chi? Io voglio selezionare le case in vendita che sono dentro le unità urbane che ho selezionato. Quindi solo elementi selezionati, in questo caso. Esegui. Ok. E adesso vedete che si sono colorati di giallo anche i punti delle mie case in vendita. Se adesso vado a prendere la mia tabella di attributi, vedete che ho
la mia tabella degli attributi delle case con solo queste geometrie selezionate. In questo caso ho un campo longitudine, latitudine e prezzo. Okay? È un dato abbastanza sciocco questo, non fateci caso, l'ho scaricato anni fa. E in questo caso io ho selezionato per posizione le case che per me sono papabili in quel quartiere. Volendo posso anche andare ad intersecarle, per esempio, con la distanza dal tram. Come si fa? Allora, mi accendo la linea del tram e decido che voglio generarmi un'area di 500 metri dalla linea del tram, assumendo che poi ci sia sempre una fermata vicina. In questo caso devo utilizzare uno strumento di geoprocessing che si chiama buffer. Buffer, vedete, devo dargli il layer d'ingresso, quindi è tram perché io voglio sapere la distanza dalla linea del tram. Distanza 500, però attenzione, qui c'ho subito un alert. Guarda, Federico mi sta dicendo che stai usando un sistema, un dato che ha un sistema geografico e quindi questi 500 sono gradi, cioè 500 gradi hai voglia di superficie della Terra che copriamo con 500 gradi, ok? Sei sicuro di volerlo fare? No, perché adesso vi faccio un esempio, banalmente ne metto uno di grado, se eseguo guardate il risultato, gli metto sotto una base map, così capiamo bene l'area, vedete che un buffer che doveva essere nella mia testa di 100 metri, in realtà di un grado sono 100 metri per lato, possiamo usare lo strumento misura, sono in chilometri, stiamo parlando di 160 chilometri, insomma, un po' fuori scala. Quindi in questo caso lo elimino e devo fare che cosa? Devo convertire a questo punto il mio tram, se andiamo a vedere qui le sue proprietà è in gradi in sistema 4326, devo andarlo a convertire in un sistema metrico. Quindi tasto destro, esporta, salva elementi come, vado a dirgli dove siamo, corso, così eccolo qua, gli dirò tram 3003 perché voglio proiettarlo in 3003 e qui gli andrò a selezionare il sistema di riferimento di destinazione. 3003, ok, lo applico, me l'ha aggiunto, adesso andiamo a vedere, me l'ha aggiunto sempre in verdino, quindi è un po' brutto da vedere, gli mettiamo una simbologia di questa rossa, vedete che me l'ha esattamente, in questo caso, sovrapposto all'altro e me l'ha sovrapposto direttamente all'altro. Bene, a questo punto, se ritorno sul mio buffer, metto tram 3003, adesso siamo in metri, vedete? Posso fare metri, chilometri, piedi, miglia, yard. Noi mettiamo in metri e abbiamo detto 500 metri. Possiamo generare questo layer in maniera virtuale, un layer temporaneo, che esiste soltanto nel nostro progetto finché teniamo la sessione aperta. Questo qui è una cosa molto comoda se dobbiamo usare dobbiamo fare dei test o dei dati intermedi, oppure se il dato finale che vogliamo preservare perché sappiamo che lo useremo ancora, possiamo dirgli salva su file e andare a decidere dove andarlo a mettere. In questo caso me lo tengo temporaneo,
eseguo e eccoci qua, abbiamo il nostro poligono di 500 metri per parte dalla linea del tram. A questo punto abbiamo già visto prima, poco fa, come si fa la selezione per posizione. Voglio vedere quante sono le case che ricadono all'interno di questo buffer di 500 metri dal tram. Quindi vettore, strumenti di ricerca, seleziona per posizione, seleziona elementi da casa in vendita perché è quello che mi interessa, dove intersechiamo il risultato dell'operazione di buffer e generiamo una nuova selezione. Chiudiamo, se adesso andiamo su casa in vendita, vedete che già si sono selezionate effettivamente e andiamo a vedere che ci sono 30 case in vendita nella mia area. Questo qui è un'operazione di geoprocessing molto, molto base. Ci sono vari strumenti, da buffer, l'intersezione, i clip, quindi sono clip è un ritaglio delle geometrie, quindi per esempio potrei ritagliarmi le unità urbane all'interno, soltanto all'interno del mio buffer di 500 metri dal tram e così via. Ce ne sono svariati di geoprocessi, qui abbiamo tutto l'elenco nella nostra barra di processing divisa per tema. Diciamo che questa qui è proprio il cuore di un GIS, perché sì, noi abbiamo caricato dei dati, li abbiamo visualizzati, li abbiamo rappresentati, però effettivamente con gli strumenti di processing noi riusciamo a ricavare delle informazioni, delle analisi che noi interessano. E ricordatevi sempre appunto che ci sono un po' di cose da tenere in considerazione, come il sistema di riferimento, il modello di dato di input da usare, ma sono cose che abbiamo appena visto. Sì? Fede, ti posso interrompere perché ci sono due domande in chat. Allora, sì. La prima domanda arriva da Francesco che chiede, si può selezionare in funzione di più variabili? Cioè, ad esempio, il centro storico e 500 metri dal tram? Direi sì, possiamo fare selezione su selezione, quindi la possiamo fare in due passaggi. Perfetto. Quindi noi possiamo prendere questa geometria, vediamo, strumenti di ricerca, selezione per posizione, seleziona elementi dalle case in vendita rispetto agli elementi degli elementi selezionati dalle unità urbane e qui aggiunge la selezione attuale o seleziona all'interno della selezione attuale. Quindi sì, possiamo farlo. Perfetto. Poi c'era una domanda di Stefano che chiedeva dove si trova il comando selezione per posizione, ma l'hai appena fatto vedere adesso. Sì, oppure anche da geoprocessi seleziona per posizione. E, appunto, qui abbiamo fatto un esempio di una cosa abbastanza semplice, abbiamo fatto tre comandi, però abbiamo ricavato un po' di informazioni. Fede, prima che vado avanti, perché c'è una domanda sempre attinente. Ah, scusa. Fede Nadia, si può modificare la tabella attributi delle case in vendita in funzione della selezione? Cosa vuol dire modificare, in che modo? Cioè, piano, forse ho capito, sì. Io posso andare a prendere le case in vendita, posso andare ad aggiungere un nuovo campo, che è un nuovo campo, chiamo test Pippo Pluto Paperino e voglio mettere un 1 sulle case in vendita. In questo caso devo mettere qui la spunta aggiorno solo gli elementi selezionati e qui numero intero gli metto 1. Se gli do ok, adesso vedete che ho aggiunto un campo test alla metà degli attributi e ho aggiunto automaticamente un valore, potevo mettere anche una stringa, vendita, bello, brutto, quello che vuoi, solo tanto per quelle geometrie che ho selezionato. Era questa la risposta? Credo di sì, perché Nadia risponde grazie nella chat. Aspetta, c'è ancora una,
Sì. Una domanda velocissima, se posso, da parte di Alessandro, che chiede se volessi selezionare il buffer con riferimento alla effettiva distanza percorsa sulle strade, ad esempio nel caso avessi un layer di linee con le strade. Sì, è bellissimo. Bisogna andare su, fare un po' di network analyst. C'è un tutorial che ho fatto qualche tempo fa su, che ho pubblicato sul canale di Toto Fiandaca, che parla di come generarsi una rete di network e come cominciare a fare un po' di interrogazioni. Però sì, si può fare. Non lo faccio vedere adesso perché non ho i dati in questo momento delle strade e poi perché abbiamo 15 minuti che non ce la faccio in 15 minuti. Però comunque sì, si può fare. Ok, grazie mille. Il sito te lo scrivo io, Alessandro, nella chat, così lasciamo Federico andare avanti. Ok, perfetto. Okay. Grazie Fede. Prego. Allora, in questo caso io ho fatto un'analisi molto base, però potevo aggiungerci anche la distanza dal... Ho dei bambini che devono andare a scuola, devo scegliere una casa che sia abbastanza a una determinata distanza dalle scuole, allora devo aggiungerle delle scuole, magari aggiungo anche l'informazione del luogo di lavoro, della distanza da casa dei miei genitori, perché voglio essere lontano da casa dei miei genitori o vicino, adesso a seconda dei rapporti che si hanno, e noi quindi possiamo andare ad aumentare strati di informazioni e aumentare la complessità della nostra analisi per trovare effettivamente poi la localizzazione ottima della nostra casa in funzione dei parametri che vanno bene a noi. Dopodiché ci sono tutta una serie di tecniche, di metodologie, come le analisi multicriteriali, che mi permettono anche di dare dei pesi diversi a queste analisi. Cioè, per me è più importante essere vicino alla scuola dei bambini rispetto che vicino al luogo di lavoro. Voglio essere più lontano, più vicino dall'ospedale o a una distanza tale che tra l'ospedale e casa dei miei genitori, perché i miei genitori sono anziani, ho da fare sempre la spola. E, scusate il dialetto, quest'ora mi esce un italiano sicuramente più base di quello che ho tenuto durante questo corso. Quindi noi possiamo andare ad aggiungere strati di informazione e posso anche andare a pesarli per poi andare a creare una mappa che effettivamente mi fa vedere, mi colora magari con un colore più scuro le aree che più si addicono alla mia ricerca. Oppure anche questa cosa qui si fa con il geomarketing. Per esempio, devo aprire, ho capito che il lavoro di cartografo non mi porta da nessuna parte, voglio aprire una pizzeria da asporto. Allora, cosa farò? Io prenderò la mappa della città, mi andrò a mettere un punto per tutte le pizzerie da asporto concorrenti nella città, vado ad individuare dove ne ho meno, quindi dove ho meno concorrenti, vado a metterci magari la posizione delle informazioni dell'Istat sul numero di popolazione residente in una determinata area, perché è vero che magari non c'è nessun'altra pizzeria da asporto in zona, ma magari non c'è neanche nessuno che vive là, quindi ha poco senso. E poi a quel punto dico, vabbè, ma visto che devo iniziare un nuovo lavoro, risparmio sugli ingredienti, prendo delle farine, degli ingredienti pessimi, e la mia pizza dopo 10 minuti che è uscita dal forno è immangiabile, allora mi creo, appunto, mi faccio una mappa per vedere qual è l'area che riesco a raggiungere via strada in 10-15 minuti di scooter, e all'interno di quell'area, dove io so di consegnare una pizza che è ancora commestibile, vado a vedere quante persone vivono e vado a vedere magari, grazie ai dati dell'Istat, anche qual è la media d'età. Perché se sono poi ultra settantenni, se poi gli consegno la pizza dura non la riprendono più perché non hanno più i denti per mangiarla. Scusate la semplificazione. Però questa qui è un'operazione base che io chiamo di geomarketing per dire se ha senso aprire un'attività commerciale di quel tipo in una determinata area della città. O viceversa, posso andare a selezionare quali sono le migliori aree della città in funzione degli stessi parametri. O se non una pizzeria d'asporto, o di un negozio di informatica o così via. Quindi possiamo davvero fare abbastanza cose. Prima di chiudere, abbiamo questi ultimi 10 minuti e poi altri 5 di domande, mi sa, volevo farvi vedere come si crea un layer nuovo,
Allora, in questo caso prendo come base OpenStreetMap e digitalizzerò una linea di Via della Provvidenza qui di Sarmeola. Abbiamo gli strumenti di editing qui in alto. Abbiamo, vedete, questa icona che è un nuovo shapefile, che è una sorta di radice quadrata. Ci clicco sopra, voglio creare un nuovo shapefile, dico dove voglio che si salvi, chiamo strada, ok, qual è il tipo di geometria, voglio che sia in questo caso una linea, e il sistema di riferimento voglio che sia un Monte Mario 3003. All'interno posso aggiungerci anche dei campi, quindi nome strada, e lo aggiungo alla lista dei campi. Do ok e vedete che adesso ho questo layer qua che si è aggiunto alla mia tabella, alla mia TOC. Apro tabella attributi, vedete che è vuota. Effettivamente ho solo creato il contenitore, adesso devo andare a popolarlo. Come si fa? Con questi strumenti, vedete, c'è la matitina, attiva modifiche, mi si attivano tutta una serie di informazioni, di strumenti in più, tra cui aggiunge elemento lineare. Il cursore diventa un mirino e comincio a mettere i vertici di Via della Provvidenza. Chiudo, come si chiama, Via Provvidenza. Voglio anche fare Via Carlo Borromeo, digitalizzo Via Carlo Borromeo. Poi, qui non ho usato lo snap, quindi vuol dire che vedete che le mie due strade non... Aspetta, lo metto un po' più grosso, così lo capiamo meglio. Vedete che le mie due strade non si uniscono. Dovrei attivare anche gli strumenti di digitalizzazione di aggancio, come vengono chiamati, che ci permettono di fare le se opportunamente impostati, mi permettono appunto anche di trasformare il mio sistema in una calamita che in automatico si va ad agganciare alla mia geometria e così via. Ci sono poi mille cose a cui prestare attenzione, come anche la scala di digitalizzazione. Cioè, io se digitalizzo una scala di 25.000 non posso poi andare a produrre degli output cartografici a 10.000, ok? La regola che io uso è di digitalizzare alla metà della scala a cui poi devo rappresentarla, ovvero se devo rappresentare poi la mia cartografia a 25.000, la scala di digitalizzazione sarà intorno al 12.000. Ok? Così sono sicuro che al 25.000 il mio dato è corretto. E questa è una cosa, poi per salvare si salvano le modifiche. L'ultima cosa, vediamo, proprietà, facciamo una categorizzazione del codice delle mie unità urbane della città, che sono queste 40, voglio crearmi, esportarmi una mappa, vado sul progetto, nuovo layout di stampa, o CTRL-P, gli metto un testo, il nome, quindi esportazione, quello che volete, Pippo, Pluto, Paperino, e mi si apre una nuova finestra col mio layout di stampa, che è collegato ovviamente alla mappa che ho prima. Questo qui di base, di default, è un A4 orizzontale. Se voglio cambiarlo, tasto destro, proprietà pagina, e qui abbiamo sulla destra le proprietà. Quindi abbiamo A4, può essere un A3, orizzontale, verticale, possiamo appunto cambiarlo. Bene, una volta impostato il foglio, devo aggiungere la mappa. Con questo strumento aggiungi mappa. Vedete che il cursore cambia, disegno il mouse l'area della mappa e voilà, abbiamo questa riproposizione dell'immagine con tutte le sue proprietà. La scala, ecco, una cosa, cos'è, 87.923, è una scala che non si è mai vista, quindi in questo caso la arrotondiamo magari al 90.000 o al 100.000, cioè cercate di fare queste operazioni qua, oppure scendete al 50.000 se volete stare inquadrare meglio la città. Con questo strumento sotto il cursore bianco possiamo spostare la mappa e ricentrarla al meglio.
Ricordatevi che la cosa che fa la differenza tra una mappa e un'immagine è che la mappa deve avere degli elementi che sono, sì, vabbè, la mappa in sé, quindi le nostre geometrie e via, ma deve avere obbligatoriamente una barra di scala, che peschiamo sempre da qui sotto. Ogni volta che peschiamo gli elementi sulla destra cambiano le proprietà dell'oggetto, quindi se io seleziono la mappa ho le proprietà dell'oggetto mappa. Possiamo anche andare a cambiare qui la visualizzazione di questo. Se clicco sulla barra di scala, ho qui le proprietà della barra di scala. E qui possiamo appunto andare a personalizzare le unità della barra di scala, se voglio chilometri o un'altra unità, quanti segmenti voglio, quindi in questo caso 5, ne ho messi 5 chilometri, e tutte le varie proprietà. Quindi andiamo proprio a selezionarli. Quindi per essere una mappa deve esserci la parte geometrica, la barra di scala e obbligatoriamente la leggenda. La leggenda dice tutti gli elementi, nella leggenda devono esserci tutti gli elementi che io vedo nella mappa. Non uno di più, non uno di meno. In questo caso, se clicchiamo sulla leggenda, qui sulla destra avrò le proprietà della leggenda, possiamo scegliere, mettere un titolo, a dirgli a quale mappa si riferisce, dove vogliamo i simboli, se si aggiornano automaticamente, oppure se per esempio vogliamo aggiornarla noi, quindi eliminando magari tutta una serie di elementi come i comuni che non ci interessano e voglio vedere effettivamente solo qui le mie unità urbane, il buffer e la linea del tram. Ok, quindi mappa, barra di scala e leggenda, e poi la esporto. Adesso si è fatto una porcheria, fatemela passare perché mancano 4 minuti alla fine anche del vostro tempo che vi avrò annoiati. E comunque sia, noi possiamo andare a decidere in quante colonne, possiamo anche andare a modificare i nomi delle unità urbane facendo doppio clic e qui la mettiamo centro e vedete che in automatico anche nella mia leggenda vengono rinominati tutti gli elementi. Una volta che ho impostato tutto bene, posso andare ad esportare, allora posso esportarlo o come immagine o come anche PDF. Esporto un PDF, decido dove vogliamo metterlo, mappa, opzioni di importazione, di esportazione, possiamo esportare anche un PDF già riferito e anche esportare il PDF con i vari layer, quindi mantenendo la vettorialità. E quindi sapete che ogni tanto capita di avere dei PDF dove potete anche spuntare, accendere e spegnere i layer di visualizzazione, soprattutto se venite anche dal mondo CAD, è una cosa abbastanza normale. Possiamo farlo impostandolo e tempo qualche secondo, in funzione anche del vostro computer, si esporta il PDF. Eccolo qua e vi fa vedere dove. Eccolo qui, mappa, apri con Adobe. Eccolo qua, abbiamo il nostro PDF con la nostra mappa esportata. E domande, immagino ce ne siano tantissime su questa parte. Allora, domande nel senso che sono rimasti tutti positivamente colpiti dalla spiegazione. Ovviamente hai dovuto fare un condensato di tutti questi tematismi e di produzione di mappe. Ovviamente avrebbero piacere, più persone hanno scritto anche privatamente, che avrebbero piacere di riprendere il discorso in maniera un pochettino più tranquilla, diciamo un pochino di corsa, ma ovviamente il tempo stringe, le 18 e 29 insomma sono già arrivate in un batter d'occhio. Roberto chiedeva se potevi far rivedere l'inizio del procedimento di stampa. Sì, certo,
Allora, chiudo il layout di stampa. Allora, vado su progetto, nuovo layout di stampa, Ctrl P, inserisco un titolo al nostro layout di stampa che... Ok, mi si apre il compositore di stampe. A questo punto, questo è il foglio, di default è una 4, posso, nelle proprietà su destra, proprietà della pagina, andare a cambiare la dimensione, adesso mettiamo una 3, orizzontale. Qui sulla sinistra abbiamo tutta una serie di strumenti che ci permettono di aggiungere determinati elementi al nostro layout. In questo caso ci serve aggiungi mappa e il mouse trasforma, tenendo schiacciato il mouse, andiamo a disegnare l'area all'interno del nostro foglio in cui vogliamo la mappa. Se vogliamo aggiungere altri elementi, andiamo a selezionarli, come la barra di... la barra di scala, possiamo anche scegliere il tipo di grafica della nostra barra di scala, il numero di segmenti, ok, possiamo andare ad aggiungere la leggenda che è qui, adesso non faccio tutto quello che ho fatto prima, ma qui possiamo appunto andare a impostare anche un reticolato, un'immagine, possiamo andare ad aggiungere le forme, possiamo richiamarci la tabella di attributi di un layer o anche possiamo anche creare dei grafici se abbiamo il plugin Dataplotly installato. Una volta che abbiamo configurato la nostra mappa, qui in alto abbiamo le impostazioni di esportazione, tipo esporta come PDF, e in questo caso pippo.pdf, salviamo e abbiamo tutte le varie impostazioni del PDF che possiamo andare ad impostare, tempo macchina del computer che deve ragionarci, e dopodiché andiamo ad aprire la nostra mappa che abbiamo appena esportato. Attenzione a un'ultima cosa, ovviamente io qui ho impostato una scala della composizione, una barra di scala, che sono valide all'interno del mio progetto, e se io continuo a stampare la mappa, in questo caso in A3 orizzontale. Se io invece di una barra di scala grafica, questa qui si chiama barra di scala grafica, avessi aggiunto una scala numerica, quindi uno... Ecco, questa è una porcheria, per esempio, che non si può vedere. Mettiamo il 100.000. No, questo è 10.000, 100.000. Ecco, se io vado a stampare questo PDF in A3, che ho impostato in A3, in A4, questa barra numerica non ha assolutamente più senso, non sarà più a 100.000, ma sarà a un'altra scala. La barra grafica, invece, è preferibile, perché se io questa 3 lo stampo in A4, tutto quanto viene riscalato nello stesso modo, quindi anche questi 8 km di barra di scala saranno mantenuti. Quindi state attenti quando andate a mettere le scale numeriche, dovete poi assicurarvi che la cartografia venga effettivamente rappresentata e stampata come voi l'avete impostato. Bene, altre domande? Allora, sì, ce ne sono due, ma prima di lasciare spazio alle domande vorrei solo rubarti 2 secondi, Federico. Sì. La prima è per ringraziarti anche a nome di tutte le persone che stanno scrivendo in chat per la chiarezza espositiva, per la disponibilità in primis e per l'interazione che ci hai permesso di avere, per chiarire un sacco di dubbi anche a persone che non sono propriamente del mestiere come me e invece insomma sono riusciti a seguire e a cogliere le varie sfaccettature, sebbene in poco tempo, che il mondo di QGIS ci permette di ottenere e ci offre. Chiederei a tutti i partecipanti di compilare, se è possibile, un questionario, volendo anche in forma anonima, che lo trovate sul sito di gfos.it. Questo perché ci permette di migliorare nell'organizzazione, nella creazione di questi eventi, non tanto sulla spiegazione, perché appunto, come dai messaggi
che riceviamo Federico, e siccome lo conosciamo, Federico è stato veramente in gamba e non so chi meglio di lui avrebbe potuto raccontarci tutta questa parte. Ovviamente questi eventi nascono come momenti di informazione, come diceva Stefano in chat prima, non vogliamo assolutamente fare formazione di per sé, ma dare una panoramica del mondo relativo agli software free ed open source. Ci sono ditte, ci sono persone che fanno della formazione il loro core business e noi non vogliamo assolutamente sostituirci a loro, ma vuole essere anche un modo per allentare le distanze in questi momenti, in questi tempi un pochettino difficili dal punto di vista anche sociale. Vi chiederei di compilare il questionario veramente con, diciamo, con cognizione per aiutarci a migliorare il servizio e gli eventi. E vi chiederei anche, se possibile, qualora lo riteneste opportuno, di associarvi alle associazioni e di donare. Vi ricordo che nessuno di noi guadagna un euro da tutte queste attività, ma i soldi che vengono investiti da voi nelle associazioni, in queste due associazioni, ci permettono di andare a migliorare l'implementazione del software e nella gestione degli eventi di questo tipo. Solo con il vostro supporto, sia morale che anche economico, riusciremo in futuro a riproporre eventi di questo tipo, che nei quali noi ovviamente crediamo, perché vediamo che c'è un grande riscontro da parte vostra. Quindi, ecco, volevo solo dire queste due parole brevissime per intanto per ringraziarvi della partecipazione, e perché se alle 6:40 quasi siete ancora qui in così tanti, vuol dire che Federico è stato molto bravo, ma che vi è interessata anche la tematica. E quindi sosteneteci come associazioni, diciamo che da un punto di vista economico, non solo morale, fateci pubblicità e compilate il questionario. Quindi scusami per la piccola parentesi, Fede, che ho sfruttato in questo momento. Oh, anzi. E c'era una domanda sulla tipologia invece di stampa, se lo poteva impostare l'area di stampa in funzione di una dimensione di uno shapefile, se non ricordo male. Vuol dire andare a creare una sorta di maschera? Credo così, di sì, che la domanda fosse quella. Sì. È una funzione che hanno implementato dalla versione 3.16, quindi quest'ultimissima, e dovrebbe essere qui, nella proprietà della mappa, vedete impostazioni di ritaglio, e si può andare a definire qui la geometria su cui ritagliare la mappa. Quindi faccio un esempio, vediamo, non l'ho mai fatto, però ho visto una GIF l'altro giorno che faceva così, quindi vediamo, inserisco un elemento, proprietà dell'oggetto, dovrebbe essere poi mappa, proprietà dell'oggetto, ritaglia su oggetto sulla forma, ecco. Sì, se invece probabilmente si può anche fare su un elemento cartografico. È una funzione che hanno implementato in questa versione, non ho ancora avuto modo di testarla più di così come ho appena fatto al volo con voi. Perfetto, era proprio questa, credo, la domanda, e ti ringrazio l'utente che ha un nome un po' da mattacchione perché non riusciamo ad identificarlo bene, ma comunque diciamo che gli hai chiarito il dubbio. Ok, bene. Versione che chiedono di installare, io consiglio sempre, per chi come noi siamo utenti basici, usare la versione LTR, una long term release che non ha una versione stabile di almeno un anno, sulla quale vengono solo corretti i bug, non ci sono implementazioni. Al momento è la 3.10, ma diventerà a febbraio la 3.16, quindi scaricate o la versione LTR o la versione stabile. La versione 3.17 a cui fa riferimento, non vedo il nome, Silvia, e la versione di sviluppo, vi sconsiglio di utilizzarla. Puoi ripetere qual è l'ultima versione stabile? La versione stabile attuale è la 3.16. Grazie. Ricordatevi sempre che le versioni stabili, ma questo qui nello sviluppo software, sono quelle con numero pari. Quelle con numero dispari sono versioni di sviluppo intermedie beta. Esatto.
fra poco la 3.16 diventerà LTR e la 3.16 evoluta, che adesso è la 3.17, diventerà la 3.18 e così via. Quindi fate sempre riferimento ad una versione stabile. Per quanto riguarda le registrazioni, sì, adesso la recuperiamo, dateci il tempo di respirare, abbiamo già, mentre voi facevate il seminario, ho creato già il canale Vimeo dell'associazione, appena è pronta metteremo il link sempre nella solita pagina dei corsi, quindi metteremo un link per ognuna. E poi, grazie. Seguite la pagina. Grazie, scusami, complimenti. Sì, seguite sulla pagina delle associazioni, ovviamente seguiteci perché troverete anche tutte le informazioni relative ai prossimi webinar. Il prossimo webinar svolto congiuntamente dall'associazione GEAM e GFOS.it